meno di 1,90 euro la benzina normale, la senza pompa non si trova, qui 1,87, quindi sono di strada per fortuna, perché se no, però ne ho evitate almeno altre 5. È impegnativo con i costi della vita, sì. Sono tornati ad aumentare i prezzi dei carburanti, in media 13 centesimi in più al litro per la benzina, 7 per il gasolio, che per un'utilitaria significa circa 7 euro in più a pieno. Sta succedendo che i prezzi alla pompa stanno scaricando sull'utente l'aumento dei prezzi sui mercati internazionali di prodotti raffinati. E la nuova stangata sui carburanti si abbatte sulle famiglie non solo per l'aumento alla pompa, ma anche sugli inevitabili rincari a cascata di tutte le merci trasportate su gomma. 7 centesimi al litro per un camion che fa da 1,5 km a 2 km al litro, capirete che pesa molto, quindi a fine anno quel camionista ha migliaia di euro in più da o recuperare i suoi clienti o tirarselo via dalla sua paga, ma normalmente non hanno alternative che scaricarlo sull'utente, quindi a cascata sui prezzi, che sulle merci che trasporta. Adiconsum chiede al governo di intervenire sulle accise. Sono circa 19 le tasse che gravano sulla benzina, che portano a un importo tra il 48 e il 58% di costituzione del costo della benzina, appunto. Noi chiediamo, come già ebbe modo di fare il governo Draghi nel novembre del 2022, una rimodulazione di queste accise di modo da pesare meno sul consumatore finale. Consumatori ormai rassegnati e che tentano di risparmiare qualcosina cercando il distributore meno caro. Sì, che dopo alla fine sono millesimi e magari già il fatto di fare, non so, qui 2-3 chilometri li hai già persi. Non siamo noi purtroppo a decidere queste cose, le dobbiamo solo subire. So qualcosa perché arrivo da Cittadella e lavoro qua a Trevignano, per cui è un bel po' di strada da fare. E all'incirca più di sui 50 euro a settimana di spese di benzina. Vedo che i 20 euro che faccio di solito mi duravano anche 10 giorni, io ne faccio veramente pochi di giri, mi durano anche 4 giorni adesso. Sì, in una famiglia si sente la differenza. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Ring. Ripartiamo da qui, ripartiamo dalle tasche di noi e di voi veneti, da questi aumenti che tornano con i carburanti alle stelle, se ce ne fosse stato bisogno di ricordarcelo. Partiamo anche dal DEF, dal documento di economia e finanza. Ci arrivo fra pochissimo, parleremo di questo, parleremo di piano salva casa, parleremo di autonomia, di politica e anche di manifestazioni all'università, il conflitto Israele-Gaza ovviamente scalda gli animi sempre di più, soprattutto negli atenei. Mentre c'è, prima di lanciare, di presentarvi gli ospiti e di vedere anche il sondaggio, vi faccio vedere giusto un aggiornamento di cronaca che non possiamo non mostrare, perché dobbiamo fare ancora i conti in Italia con una strage sul lavoro. In Emilia-Romagna, l'Appennino bolognese, esplosione alla centrale idroelettrica della diga di Suviana, 4 morti, 3 dispersi, 5 feriti gravi. Oggi era il giorno del collaudo di uno dei due gruppi di produzione. È un disastro vero e proprio, che probabilmente è ancora in fase di aggiornamento, speriamo di no, nel numero delle vittime. Dal Veneto la commozione e l'apprensione del governatore Zaia all'Emilia Romagna. Dice Zaia in una nota: sto seguendo gli sforzi dei soccorritori e gli aggiornamenti sulle persone coinvolte che arrivano ora dopo ora dal luogo del crollo. L'abbraccio del Veneto alla regione Emilia Romagna, e Zaia fa sapere che il Veneto è pronto a intervenire se ve ne fosse la necessità per dare supporto alle squadre di soccorso che con eroismo stanno affrontando una tragedia industriale di proporzioni estreme e gravissime. Purtroppo un altro disastro sul lavoro, in questo caso non è un eufemismo o non è comunque una parola usata a caso, quella del disastro e della strage. Ripartiamo però allora dai temi economici che ci riguardano ogni giorno. Lo facciamo con i nostri ospiti, 351-175-5340 come sempre per mandare i vostri sms, e faccio rivedere al volo il sondaggio che abbiamo lanciato nei nostri telegiornali di oggi. Partiamo dall'ultima tragedia venuta a Castelcucco, un ultra ottantenne, quasi novantenne, che ha ucciso un ciclista 55enne che appunto lungo la strada. Si ripropone il dibattito sul rinnovo delle patenti alle persone di una certa età. Alzare il volante serve
un limite d'età per la patente? I numeri per continuare a chiamare, per dire la vostra su questo tema? Vi dico già che è un tema molto, molto dibattuto anche tra voi telespettatori. Subito gli ospiti, allora in studio Giampaolo Vallardi, Forza Italia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Nicolò Rocco, presidente regionale di Azione, buonasera. Buonasera. Collegati via Skype, il capogruppo della Lega in Regione, Alberto Villanova, buonasera. Buonasera a voi. E poi Marco De Blasis, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i presenti. Allora, ripartiamo da quanto abbiamo visto nel servizio, ma anche dal DEF. Allora, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento di economia e finanze, il cosiddetto DEF, in versione leggera, senza la parte programmatica. Fissata la crescita del PIL per il 2024 al più 1%, quindi meno rispetto a quanto era previsto, più 1,2%. Andando non troppo nei tecnicismi, il debito sale rispetto al 2023, il taglio del cuneo viene rinnovato, ma appunto ci saranno da fare tagli alla spesa pubblica e il ministro Giorgetti subito all'attacco dice: il disastro del superbonus complica il quadro, ma vedremo come razionalizzare la spesa pubblica e quindi ci vorranno ulteriori tagli alla spesa pubblica. Ripartiamo da qua, Vallardi, allora ci sono... C'è da una parte un debito che sale e quindi tagli in arrivo e dall'altra un nuovo aumento di carburanti. Come se ne esce? Ma se ne esce, secondo me, il momento non è semplice. Il momento non è semplice e credo che ce ne stiamo rendendo purtroppo conto tutti quanti. Credo che il ministro, l'amico Giorgetti, stia facendo veramente il possibile, però ci sono tante pressioni che arrivano anche da queste esigenze, più che pressioni che arrivano da questo governo, ma le pressioni sono chiaramente la guerra che va finanziata e che forse bisogna anche cercare di uscirne, no? Perché fino a questo momento parliamo sempre di finanziare continuamente di armi, ma non si parla di pace. A me piace molto di più il pensiero di Papa Francesco quando dice: iniziamo a fare qualche proposta di pace invece che continuare a finanziare sempre queste forniture di armi, altrimenti non se ne esce o se ne esce male. Poi chiaramente ci sono grossi problemi, l'economia che causa la guerra, perché sempre là caschiamo, non è che decolli così fortemente e quindi anche lì l'entrata del gettito fiscale dello Stato ha qualche problema. Sicuramente il super bonus ha creato grossissimi problemi, che magari era anche una buona idea, ma gestita malissimo e tanta gente se ne è approfittata e oggi se ne stiamo pagando le conseguenze. Però poi non dimentichiamoci anche che abbiamo finanziato il ponte di Salvini, il ponte sullo stretto di Messina, sono 15 miliardi, probabilmente arriveremo a 20 e quindi anche quelli vanno inevitabilmente finanziati. In un momento in cui avremo bisogno di mettere invece ulteriori risorse, magari anche sulla sanità, dove qualche piccola crepa, qualche disagio si percepisce anche nella gente, perché insomma le liste d'attesa, per quanto si proclami che tutto va bene, un po' di problemi ci sono. Quindi se ne esce, secondo me, iniziando a fare delle proposte per finire la guerra. Speriamo che le elezioni in America ci portino anche dei risultati positivi. A tanti non piace Trump, però dobbiamo anche ricordare che Trump, durante il suo mandato da presidente, di guerre non ne ha fatte neanche una. Quindi piace o non piace, io per il momento tifo Trump. E da là potrebbe, secondo me, iniziare la ripresa. Finiscono le guerre, riprende l'economia e molto probabilmente anche il prezzo della benzina. Il prezzo della benzina, tanti in campagna elettorale, sicuramente Forza Italia non l'aveva detto, però tanti altri, mi ricordo la Meloni, mi ricordo Salvini, facevano i proclami: bisogna tagliare le accise. Purtroppo non ci sono riusciti. Dobbiamo lavorare in quella direzione, dobbiamo cercare tutti quanti di riuscire a diminuire le accise. La gente non ne può più, si fa fatica a arrivare a fine mese e quindi di lavoro ce n'è parecchio da fare. Allora, Rocco, può essere il primo passo quello di cambiare prospettiva sulla guerra per riprendersi economicamente? Beh, oddio, se vince Trump, però sappiamo che gli sforzi economici per la guerra
aumenteranno per ovvi motivi, nel senso che Putin si sentirà maggiormente legittimato a fare pressione sul fronte, diciamo, NATO, e quindi noi dovremo dotare l'esercito europeo, quello che diventerà l'esercito europeo, di maggiori risorse, perché Trump ha detto la vostra guerra ve la combattete voi, e non è che Putin si fermi con i tavoli di pace, ahimè, come tutti i dittatori, alla fine, quando in qualche modo devono tenere insieme il loro paese, fanno delle spinte per giustificare, insomma, il loro potere. Quindi io, insomma, non metto bocca sulla politica americana. Sappiamo che se vince Trump il nostro sforzo bellico dovrà oggettivamente aumentare. Per quanto riguarda invece il DEF, il grande limite che ha questo DEF, pur condividendo che uno dei grandi problemi sia il super bonus, che ha pesato per il semplice fatto che fare una legge per la quale ci si ristruttura casa e si prende il 110% di quello che si investe è stata una follia in termini di costi, e poi è una legge che è stata pensata male, nel senso che poteva avere, come dire, una certa visione interessante di ammodernamento, di efficientamento energetico, ma avremmo dovuto avere dei decreti attuativi che misuravano innanzitutto quello che era il patrimonio sul quale si andava a intervenire. Alla fine il patrimonio più di tanto non è stato ammodernato, e hanno beneficiato soprattutto, diciamo, coloro che probabilmente erano nelle condizioni economiche di poter sostenere determinati investimenti da soli, perché sono state fatte più villette che condomini col super bonus. Il grande limite, secondo me, di questo DEF, ma su questo ovviamente pesa il fatto che siamo in campagna elettorale per le europee, è che non sta dicendo dove andremo a trovare le risorse per finanziare il debito, ed è, penso, la prima volta, almeno da quando io faccio, così mi interessa un pochino di politica, è la prima volta che in un DEF non vengono indicati quelli che sono. Un DEF in bianco, come si è detto, no? Ed è un problema, perché sono convinto che i cittadini non vadano presi in giro. Poi guardi, io sono un imprenditore sa gli investimenti che deve fare, sa che deve fare degli investimenti anche per portare avanti la sua azienda, però quando va in un consiglio di amministrazione dice: questi sono gli investimenti che facciamo, questo è il ritorno che ci aspettiamo e questi sono i sacrifici da fare. Questa cosa non sta succedendo. Il problema non è rivedere dall'1,2 all'1, io su quello concordo con Giorgetti che sia un segnale, come dire, di attenzione nei confronti dei mercati, non fare promesse irrealizzabili. Il vero problema che secondo me emerge è che è giusto criticare il super bonus, però se noi complessivamente andiamo a taglio del cuneo fiscale di 16 euro, ma non diciamo qual è la visione, alla fine non possiamo neanche pensare che avremo una crescita in quelli che sono, come dire, gli ambiti strategici su quali il nostro paese deve investire. Villanova. Ma io ricorderei innanzitutto che questo è un documento programmatico, e non stiamo parlando della finanziaria o della legge di bilancio che arriva a fine anno. Quindi ovviamente questo parla delle linee di indirizzo che riguardano l'economia per il 2025, ma ovviamente bisognerà arrivare ai numeri concreti che si hanno solo con la legge finanziaria. Sicuramente è innegabile che ci sia una tensione di cassa dovuta al super bonus che crea un ingessamento delle finanze pubbliche, e questo penso sia evidente, però io penso sia fondamentale quella che è una linea di indirizzo che vi è stata data dal ministro Giorgetti, e ricordiamoci che sta facendo un lavoro mostruoso per riuscire a far quadrare i conti, che è appunto quello di andare avanti sulla linea della decontribuzione e andare avanti sul taglio del cuneo fiscale, due temi che sono sempre stati cari al centrodestra e che vengono portati avanti con convinzione nonostante ci sia un periodo veramente difficile per i conti pubblici. Dopodiché il tema del caro della benzina e dei carburanti è un tema su cui il governo deve porre assolutamente l'attenzione, perché vede, se questa è una fiammata breve, abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, delle oscillazioni che possono state più o meno rapide. Abbiamo visto un periodo subito dopo l'inizio della guerra con una stabilità dei prezzi verso l'alto, che ha visto intervenire il governo Draghi all'epoca con un taglio del costo dei carburanti, e da quel periodo in poi abbiamo visto delle oscillazioni che potevano essere più o meno rapide. Ecco, se questo prezzo dovesse stabilizzarsi su un prezzo medio-alto, penso che il governo possa intervenire, anche perché ricordiamoci che un aumento del costo dei carburanti alla pompa porta automaticamente un aumento del gettito e quindi un aumento di quelle che sono le entrate delle casse dello Stato. In questo caso sicuramente una parte di queste entrate può essere girata per abbassare il prezzo dei carburanti, che semplicemente era quello che è stato fatto durante il governo Draghi. Quindi sicuramente è un tema su cui bisogna avere grande attenzione, è un tema che riguarda i cittadini tutti quanti, perché con cadenza più o meno
frequente, tutti quanti ci rechiamo alla pompa del distributore, e quindi io credo sia importante anche per calmierare quello che può essere l'impatto sull'inflazione, che ricordiamoci è uno dei temi fondamentali perché riguarda le famiglie e i cittadini italiani. Non le sarà passato inosservata la frecciata di Vallardi sul ponte di Messina? Non mi dica che non l'ha colta. No, non l'ho capita la frecciatina, no, a parte le battute. Io credo che quando si va al governo, no, mi sembra che anche Forza Italia voti i provvedimenti che arrivano al governo, no? Quindi quella è una linea del governo. Poi se per ogni provvedimento ognuno deve dire mi piace o non mi piace, allora questo è un gioco su cui possiamo partecipare tutti quanti, però insomma, penso che Salvini e anche Vallardi lo conosca bene, visto che erano insieme nella scorsa legislatura, se non sbaglio, al Parlamento, quindi magari saprà spiegarci meglio lui di quello che posso dire io. Lardi, arrivo subito a De Blasis, perché sul Superbonus immagino che avrà da replicare. Voleva replicare a Villanova? Ma io credo che la strategia sul ponte e sullo stretto, magari il ponte ci voleva, ci sono tante riflessioni da fare. Quello che non capiamo è la fretta nel realizzare un ponte dove non siamo ancora sicuri se sarà realizzabile. Uno, di sicuro sappiamo che sono stati affidati i progetti, sono stati identificati tutti i costruttori, e forse dobbiamo anche riflettere parecchio se effettivamente Calabria e Sicilia e la nazione intera avevano effettivamente bisogno di questo ponte che, stimato con cautela, si arriva sui 20 miliardi, quando credo che la Calabria e la Sicilia avevano bisogno di tutto fuorché del ponte. Ecco, queste sono le riflessioni da fare, e soprattutto perché questa fretta, non si è mai vista una fretta di questo tipo, soprattutto magari da un leader che sì, effettivamente io lo conosco e l'ho conosciuto molto da vicino, ed è forse per quello proprio che ho cambiato partito. Villanova? Ma io posso dire che ovviamente non mi occupo del ponte sullo stretto di Messina, però se è una cosa su cui abbiamo fretta più che il ponte è l'autonomia, no? E allora su quello magari ci dovrebbe essere un po' più di attenzione anche da parte degli alleati, perché vedo che mentre magari si attacca su temi come quelli che possono essere del ponte, che magari ci può piacere oppure no, sicuramente non è qualcosa che scalda i cuori qui in Veneto, però vedo che si rallenta più che altro su temi che riguardano un po' tutti noi, a prescindere dalle appartenenze politiche. Vedo che ad esempio sull'autonomia, allora lì sì, c'è qualcuno che tira il freno a mano, e sicuramente non siamo noi della Lega. Allora ci arriviamo fra poco all'autonomia, apriamo proprio un capitolo specifico. Allora chiudiamo un attimo sul primo tema, prima di andare in pubblicità. De Blasis, allora la parola super bonus l'ho vista accendersi, soprattutto con le parole degli ospiti. Ci dica. Ma guardi, io trovo incredibile, io sono anche un po' stanco di queste storielle su super bonus. Mi piacerebbe che venissero citati dei dati, perché questo è un ripetere a pappagallo una indicazione di carattere propagandistico, ma io non vedo dati, non vengono citati i dati, non ci sono dati, c'è un rientro di 50,38 miliardi di euro immediatamente disponibili a bilancio. Il Financial Times parla finalmente una manovra dai cui prendere l'esempio. Germania e Francia stanno lavorando su questo. Ho sentito parlare prima il suo ospite di Azione di imprenditori e di investimenti. Questo è un investimento, questa è lungimiranza. Si parla di un PIL nel 2021 dell'8,3%, un PIL del 2022 del 3,7%. E oggi siamo qui a ragionare su un 1 che forse non sarà neanche quello. Cioè, il super bonus è stata una misura che avete sostenuto tutti. Allora, o non l'avevate capita prima, oppure state facendo marcia indietro adesso, perché l'avete sostenuta non solo mediaticamente, ma anche con emendamenti, con dichiarazioni. Quindi tutti l'hanno sostenuta. Allora non l'avete capita, o forse non l'avete letta prima, quando era il momento di discuterla, perché l'avete appoggiata tutti. Quindi non l'avevate capita, allora le leggi non le guardate, non le leggete, è ancora peggio forse, oppure forse è peggio adesso, che invece di sostenerla, di modificarla, di discuterla, tutto quello che volete, perché può avere dei limiti, perché ogni legge poi subisce, no, nell'attuazione anche dei correttivi. Cioè, esiste la valutazione di una legge che va fatta quando questa legge viene applicata e può essere migliorabile. Era già previsto un decalage che dal 110 sarebbe passato all'80-90%. Per il 110 aveva il senso di uscire da una situazione come quella pandemica e di dare un booster importante al nostro paese. Siamo riusciti a
ottenere 5 gigawatt di fonti di energia rinnovabili solo nel 2023, 3 miliardi di risparmio in bollette. Ma li capite o no questi numeri? Ma li capite o no che sono numeri che rientrano nelle tasche della povera gente e non dei soliti costruttori che vanno a costruire un ponte sullo stretto di Messina da 20 miliardi, okay? E senza sapere, senza spendere denari, scusate ma mi accaloro, perché parliamo di una Sicilia e di una Calabria che, hanno mulattiere, okay? E che avrebbero un disperato bisogno di una rete pubblica e di trasporti efficiente, e andiamo a spendere 20 miliardi su un ponte quando prima bisognerebbe pensare di mettere a posto i trasporti pubblici di quelle regioni. Allora, questo è il limite di questa politica, che non è capace di creare delle politiche di investimento che siano a beneficio di tutti e non solo di quattro noti. Questo è il problema di questa politica. Noi il PIL l'abbiamo portato in due anni a più del 12% e non mi venite a parlare di rimbalzo. Parlare di rimbalzo, perché ormai le risposte le conosco tutte, sono risposte inutili e inconsistenti. Io voglio dei dati, se mi date dei dati specifici allora ne discutiamo, ma se parlate a pappagallo, di storytelling, di problema di gettito fiscale, invece stiamo pagando oggi una politica del riarmo che la pagheranno tutti i cittadini, la stanno pagando con la pompa, con le pompe, cioè con la benzina alle pompe. Questo stiamo pagando. Quando si decide di prendere una strada, le conseguenze prima o poi arrivano. Sono mesi che diciamo, che ormai due anni che diciamo che bisognava prendere una strada diversa, che era quella del dialogo rispetto alla guerra. Okay? Lo dice Papa Francesco, per carità, ma non tiriamo per la giacchetta ogni volta Papa Francesco quando è comodo. La politica può fare delle azioni. L'Italia è sempre stato un paese pacifista, un paese di dialogo. Oggi non lo è più. Oggi siamo passati a comprimari. Chiarissimo. Questo è il punto. Chiarissimo. E queste cose ricadono su tutti noi. Allora, rimanendo sul superbonus, volevo dire qualcosa, Rocco? Sì, no, allora faccio io una domanda, perché io tendenzialmente i dati li leggo. Lei mi sa dire quant'è il patrimonio, diciamo in classe E, per fare un esempio, che è stato ammodernato con il superbonus? Cioè quanti sono i condomini che erano in classe E che sono stati rifatti con il superbonus? In percentuale, Allora, aspetti che se mi dà il tempo di cercarlo il dato, glielo trovo. Nel frattempo, cosa non le quadra di questo? Questo il tema, cioè che voglio dire, c'è stato un rimbalzo, ovvio, cioè le merci non potevano partire, a un certo punto le merci partono, per cui il rimbalzo in Italia è stato favorito anche dal super bonus. Attenzione che il super bonus è stato anche la causa di un aumento dell'inflazione, quindi bisogna sempre stare attenti quando si parla di economia. Il secondo problema che stiamo cercando di evidenziare sul super bonus non è che l'idea fosse sbagliata, l'idea era giusta, ma come sempre in Italia c'è la differenza tra una buona idea e l'attuazione, tra una strategia di lungo periodo e invece io do le mancette. Il problema del super bonus è, innanzitutto, è una cosa, comunque me lo lasci dire, amorale, che io spendo 100 e lo Stato mi dà 110. Perché quello significava mettere a posto la scuola, la sanità, gli infermieri, visto che usciamo dalla crisi pandemica, sarebbe stato bello dire abbiamo l'occasione per aiutare la sanità e i nostri angeli, visto che sono diventati angeli, ma poi tutti se ne sono dimenticati. Il secondo problema è che quella manovra doveva servire a dire abbiamo un patrimonio edilizio vecchio, facciamo un piano di 7 anni, i primi 2 anni facciamo i condomini in classe, rifacciamo l'edilizia pubblica residenziale, poi al 7° anno aiutiamo anche chi ha la seconda casa al mare a rifarsi la seconda casa al mare, ma non a spese dello Stato, e non era quella la priorità. Questo è stato il problema, non l'idea che poteva essere anche giusta, ma il fatto che oggi ci portiamo il debito perché delle persone che hanno un reddito più che diciamo da benestanti si sono rifatte la seconda casa al mare, ed sono più le persone che sono fatte la seconda casa al mare in percentuale rispetto al patrimonio edilizio pubblico residenziale che aveva bisogno di efficientamento, che siamo riusciti ad ammodernare con questa manovra. E questo è il problema, però non è fare debito, il debito si può fare, Cottarelli dice sempre il debito è come l'ombrello, il problema è che io l'ombrello devo aprirlo quando piove, se invece io l'ombrello lo apro quando c'è il sole sto facendo un'azione assolutamente inutile. De Blasis? Allora, quando si fa una legge per uno Stato, okay, e non per un'azienda in particolare, okay,
ci sono tante variabili che vanno tenute in considerazione e non è sempre facile tenerle tutte in considerazione. Per prime anche le truffe che ci sono state. E faccio presente, io per primo a tirar fuori questo argomento, che le truffe, che sono già state citate a suo tempo dal buon Giugetti e dalla buona Meloni, riguardano neanche il 5% sul monte, sul superbonus. Più del 90% riguardano le bonus facciate, okay? Dove bastava semplicemente mandare una fattura. La legge sul superbonus è stata fatta bene per quello che era stata, per come era stata concepita, certo migliorabile, ma passando attraverso le asseverazioni, quando anche ho parlato con un esponente importante della Guardia di Finanza, mi ha detto: guarda che per fare una truffa sul superbonus devono essere d'accordo asseveratori, quindi professionisti, imprese, privati, cioè è chiaro che è una truffa organizzata e quella chiaramente va perseguita e va combattuta, ma stiamo parlando di cifre piccole rispetto al monte, ma a fronte di un recupero edilizio che il nostro paese è in grosse difficoltà, perché stiamo parlando di più di 4 milioni di abitazioni in classe G. Ora io cercherò questo dato perché non ce l'ho qua sotto mano, che mi ha chiesto il suo ospite, e lo troverò sicuramente. Però noi abbiamo migliorato, abbiamo fatto risparmiare cittadini la bolletta per tanti cittadini. Cioè, questo non è solo una questione legata al risparmio, ma anche alla questione ambientale. Cioè, il punto era dare un segnale preciso a aziende, investitori, che quella era la direzione giusta, che era quella della riqualificazione, e lo Stato ti dà un impulso, ti proietta in una politica di investimento e ti dà la possibilità di andare in una direzione chiara e precisa dove le aziende possono investire. Ma 900.000 posti di lavoro vi paiono pochi? Cioè, ma pensate alle ricadute che ci sono state con il super bonus. Cioè, io trovo veramente disdicevole voler attaccare un movimento come il nostro per la questione bonus 110 senza pensare a quelli che sono stati i benefici per il nostro paese. Lo trovo veramente di basso livello. Villanova. Ma io credo che potremmo passare veramente tutta la serata a parlare dei motivi che hanno portato al super bonus, però credo che a questo punto, visto che sono passati 4 anni da quando è stato varato, io credo che l'unica cosa che si possa fare è guardare i numeri di bilancio, cioè che vengono certificati. Adesso ovviamente io parlo a grandi numeri, però a fronte di incassi per lo Stato di circa 100 miliardi, abbiamo avuto una spesa netta che, se si sommano tutti i bonus edilizi, stasera veniva indicata intorno ai 200 miliardi di euro, che poi verranno spalmati ovviamente su cassa di più anni. Cioè, questi sono dati che sono certificati dalla Ragioneria di Stato, quindi senza entrare nel merito di quelle che erano le idee che hanno portato a questa legge, adesso ovviamente ci si trova di fronte a una situazione di cassa per lo Stato che è molto tesa, che è molto difficile, e questo ovviamente va a ingessare quelle che sono le possibilità di intervento per quello che riguarda la finanza pubblica. Come diceva Giorgetti questa sera nella conferenza stampa, sicuramente una leva da attuare per riuscire a fare qualcosa è quella di portare avanti quelli che sono dei tagli a livello di spesa pubblica, alienazione dei beni dello Stato, anche se la parte migliore delle privatizzazioni è già stata fatta negli anni addietro, e sicuramente un contenimento della spesa. Questo è quello che si può fare, cercando di superare la fase principale dove arrivano le detrazioni per chi ha usufruito di questi bonus, e cercare in qualche modo di attuare quello che è l'impatto dell'inflazione, dei costi energetici sulle famiglie e sulle imprese italiane. Non è una questione semplice, però credo che se il governo riuscirà a concentrare gli sforzi su alcuni temi, come dicevo prima, sul cuneo fiscale, sulla decontribuzione, su quelli che sono dei temi che possono dare potere d'acquisto alle famiglie e ai cittadini, che possono in qualche modo sostenere la spesa del mercato interno, allora una volta che verranno passati, diciamo, gli anni di detrazione, cioè quelli che hanno i contribuenti che portano in detrazione le spese super bonus, allora si uscirà da questa fase. Però ripeto, i numeri non mentono, cioè quelli che vengono certificati dalla Ragioneria di Stato sono quelli che vengono comunicati e che ovviamente fanno vedere un impatto notevole di questa misura su quelli che sono i conti pubblici. Ballardi, e poi andiamo in pubblicità. Ma io credo che
il 110 sia stata una buona idea, esagerata nella forma, perché 110 era troppo, effettivamente è inconfutabile, se facevamo 70-80% molto probabilmente riuscivamo a fare anche molto e coprire molte più esigenze. È partito male perché le truffe non credo siano, come dice l'amico di 5 Stelle, sono solo il 5-6%, ma soprattutto col bonus facciate è stato un vero disastro, troppa gente ha truffato e questo sta emergendo a grandi numeri. E quindi secondo me bisognerebbe anche eventualmente riproporlo, però senza tutti quei problemi che ci sono stati all'inizio, imparando da quell'esperienza, diminuendo la contribuzione, quindi allargando il fronte su cui si può far fronte a questa norma, e soprattutto cercando di contenere, e lo Stato lo può fare, l'aumento dei prezzi, perché i prezzi alla fine, dopo il 110 e durante il 110, sono più che raddoppiati, quindi tanta gente ci ha speculato. E poi in questo momento è caduto in questo momento di difficoltà economica del paese, quindi lo sentiamo doppiamente. Quindi ci sono sicuramente dei chiari e degli scuri, però dobbiamo da questo provvedimento prendere la parte positiva, che è quella che comunque ha dato uno slancio all'economia e che forse andrebbe riflettuto, se lo dobbiamo riproporre, chiaramente imparando da tutti gli sbagli che sono stati fatti. Allora, pubblicità, poi di nuovo in diretta. Siamo in tantissimi, il tema è molto caldo, si parla di etichettatura, si parla di importazioni sleali e quindi in maniera diretta di difesa del reddito dei nostri agricoltori. Secondo giorno di mobilitazione degli agricoltori di Coldiretti per dire basta al fake in Italy. I prodotti alimentari stranieri importati dall'estero, trasformati e spacciati per italiani. Al valico del Brennero oltre 400 gli agricoltori trevigiani che contestualmente ai controlli delle forze dell'ordine hanno verificato il carico di molti tir pieni di cibo o materie prime destinate a ditte di trasformazione o al mercato italiano. Abbiamo trovato di tutto, stamattina addirittura abbiamo aperto un camion dove all'interno c'era del pane prodotto nella Repubblica Ceca già imbustato con la scritta pane di Altamura. È arrivato il momento di dire basta a tutte queste storture del mercato europeo. Eccoci in diretta. Allora, oggi c'erano i trevigiani protagonisti al Brennero, secondo giorno di presidio di Coldiretti. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri con Christian Arbeut nella puntata di Ring, ma facciamo un veloce giro anche su questo, perché continua il presidio e continua la lotta degli agricoltori. Che presidio è? Che protesta è quella degli agricoltori italiani al Brennero, Rocco? Ma è assolutamente un presidio giusto, nel senso che sull'etichettatura io credo che ci voglia un'Unione Europea capace di tutelare maggiormente i prodotti italiani, in generale il Made in Italy. Però su questo io faccio un appello, nel senso che ci sono adesso le elezioni europee e troppo spesso le elezioni europee vengono prese come un termometro sulla politica interna. Invece, indipendentemente da diciamo quello che ogni cittadino si sente di votare, per le elezioni europee ci sono le preferenze. E quello che secondo me sarebbe importante è che i cittadini andassero a guardare i curricula dei candidati, andassero a guardare i profili, perché è importante che noi mandiamo al Parlamento europeo persone che non si rendano conto all'ultimo di quello che si vota in Parlamento europeo, ma che facciano lavoro nelle commissioni. Noi dobbiamo provare a capovolgere il metodo con cui noi scegliamo i nostri europarlamentari e iniziare ad avere degli europarlamentari che si specializzano, che si trasferiscano a Bruxelles, che facciano collegamento diciamo con l'Italia, ma che stiano lì, leggano le leggi, si mettano, perché i colleghi diciamo degli altri gruppi parlamentari e degli altri paesi sono molto più incisivi di noi. Una statistica bruttissima di Open Politics dimostra che gli europarlamentari italiani sono terzultimi per capacità di incidere. Questi sono tutti temi su cui chiediamo che l'Unione Europea faccia di più, ma l'Unione Europea alla fine sono i paesi, cioè siamo noi. E quindi gli europarlamentari. Villanova. Ma io direi che questa è una protesta sacrosanta da parte della Coldiretti, degli agricoltori che abbiamo visto in questo video. Perché in questi anni, anche da sentivo parlare adesso dell'Europa, credo sia stata portata avanti una politica dal punto di vista che
quello che riguarda l'etichettatura dei cibi, ma non solo, scellerata. Io voglio ricordare quello che è stato la questione del Nutri-Score, cioè ad esempio l'etichettatura dei prodotti alimentari, dove grazie a questo tipo di etichettatura praticamente la dieta mediterranea veniva bollata come una delle diete meno salutari, quando venivano premiate delle forme di nutrizione che derivano da altri stati, che sappiamo benissimo che sicuramente non sono al pari della dieta mediterranea, che è la dieta più salutare che esista al mondo. Ma io voglio ricordare anche tutte quelle politiche che sono state portate avanti, che riguardano ad esempio il formaggio fatto senza latte, il vino senza alcol, oppure tutte quelle politiche sul latte che hanno messo in ginocchio i nostri produttori nazionali, cioè la carne sintetica. Ricordiamoci la battaglia che è stata fatta e che continuiamo a fare in Italia, grazie alle associazioni di categoria, anche la regione, come regione ci siamo mossi contro la carne sintetica che viene sviluppata dai bioreattori per fare in modo che arrivi sui supermercati qualcosa che non deriva dalla carne naturale. Cioè, stiamo parlando di cose che per il buon senso comune non dovrebbero neanche essere affrontate. Noi dobbiamo puntare come paese a garantire la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole, che arriva sulle tavole degli europei, e soprattutto garantire che questa qualità venga pagata al giusto prezzo a chi la produce, ai nostri agricoltori, ai nostri, che purtroppo devono sostenere delle spese, come abbiamo detto prima, ad esempio su quelli che sono i costi di gestione delle attività, sicuramente maggiori dei paesi dell'est, ma producono più qualità, e questa qualità deve essere remunerata a chi la porta avanti. Questa battaglia che portano avanti Coldiretti e le altre associazioni di categoria perciò è fondamentale, perché ne va della sopravvivenza di quello che è un settore fondamentale per il nostro territorio, ma che riguarda tutta Italia, perché ogni regione ha le peculiarità dal punto di vista enogastronomico che fanno grande appunto l'Italia. Quindi io credo che il governo e tutti noi, tutti gli enti, a prescindere dalle differenze politiche, ma soprattutto chi andrà a lavorare in Europa con le prossime elezioni, abbia il compito veramente di difendere con le unghie e con i denti quello che è un valore aggiunto della nostra Italia. De Blasis. Sì, sì, mi sentite? La sentiamo, ma la vediamo bloccata come immagine. Eccolo qua, adesso lo vediamo meglio. Eccolo qua, adesso lo vediamo, perfetto. Meglio. Sì, allora, è evidente che questa protesta va nella direzione della tutela della nostra filiera e dei nostri prodotti, quindi noi siamo assolutamente d'accordo nel sostenere queste proteste e nella difesa del nostro patrimonio. Resta il fatto però che non si può sempre partire così, senza fare un ragionamento e una discussione su quello che riguarda i problemi anche che un certo tipo di allevamento intensivo crea all'ambiente e anche al sistema stesso. Quindi va fatto un ragionamento. Noi abbiamo sostenuto anche la petizione della Coldiretti rispetto alla carne sintetica, perché chiaramente è una cosa che va in una direzione che va compresa, che va capita, ma come posso dire, non si può a priori sempre denigrare quello che viene proposto semplicemente a partito preso, perché dobbiamo, come posso dire, corporativizzare sempre tutto. Anche perché poi ci saranno alcuni paesi che questa cosa la continueranno a fare. Allora, capire esattamente come funziona e quello che possono essere gli ambiti applicativi, preservando naturalmente quello che è il nostro patrimonio enogastronomico, è importante secondo me. Cioè, non possiamo mettere sempre la testa sotto la sabbia. Poi è chiaro che queste sono battaglie che nascono da una difficoltà e un'esigenza e che vanno tutelate. Quindi noi siamo i primi a sostenere e tutelare queste proteste. Certo, in Europa bisognerebbe essere un po' più incisivi, difendere quando è il momento e quando ci sono certi provvedimenti. Questo secondo me dovrebbe essere una battaglia che va fatta unitamente, ecco, il nostro paese dovrebbe essere unito assolutamente su questo. Quindi da parte nostra sicuramente c'è il massimo sostegno, e anzi bisognerebbe cominciare a battere il ferro finché è caldo in Europa su questi aspetti. Ballardi.
Beh, io credo che quella che sta facendo col diretti in questo momento, ma anche tutte le altre associazioni di categoria, sia un po' la madre di tutte le battaglie. Lo dico perché assieme a Coldiretti, ma assieme a tanti altri, abbiamo condiviso molte di queste battaglie, e quindi il mio più grande ringraziamento a tutti quelli che sono adesso al Brennero e stanno portando avanti questa battaglia, che è una battaglia per tutti. Non è una battaglia solo per gli agricoltori, anche se c'è un grandissimo disagio da parte degli agricoltori, e li abbiamo avuti giustamente sulle strade fino a pochi giorni fa, perché protestavano, perché non ce la fanno più. Dal punto di vista economico ci sono grossissimi problemi, ma questo non perché i nostri prodotti non siano buoni, ma perché vengono pagati troppo poco, a causa di una concorrenza sleale, che è uno dei motivi per cui stanno protestando. Quindi cosa fare? Dobbiamo combattere tutti quanti assieme. Mi sembra che i ragionamenti che sono stati fatti questa sera, al di là delle appartenenze politiche, siano quelli giusti. Dobbiamo fare squadra, ma dobbiamo fare squadra in Europa, perché finché c'ero anch'io la scorsa legislatura, di provvedimenti a favore del Made in Italy ne abbiamo approvati parecchio, ne sono usciti anche a firma mia diversi dalla Commissione Agricoltura, però e poi vanno a scontrarsi con quella che è la legislazione europea. Quindi dobbiamo fare assolutamente squadra in Europa, perché volenti o nolenti oggi le leggi si fanno in Europa e poi i vari paesi le recepiscono. E se l'Europa non ci permette di difendere il Made in Italy, perché noi siamo costretti purtroppo a importare i prodotti sotto costo che arrivano dagli altri paesi, è inevitabile che i nostri agricoltori, pur essendo secondo me i migliori al mondo, perché la dieta mediterranea, lo ricordiamo, patrimonio immateriale dell'umanità, è riconosciuta come valore aggiunto anche per la longevità, siamo il secondo paese al mondo dove abbeviamo più di tutti, quindi questo è anche grazie alla bravura dei nostri agricoltori. Dobbiamo però anche gratificarli dal punto di vista economico, ma se poi alla fine vediamo che quando andiamo al mercato a fianco dei nostri prodotti, spesso e quasi sempre eccezionali e biologici, troviamo prodotti che costano la metà perché vengono prodotti in altri paesi, anche europei, dove non vengono coltivati alle stesse condizioni nostre e costano spesso la metà, è chiaro che la gente compra gli altri prodotti. Quindi dobbiamo bloccare questo tipo di situazione, dobbiamo lavorare a livello europeo dal punto di vista normativo, però per poter incidere dobbiamo essere tutti quanti che lavoriamo nella stessa direzione, e non mi sembra che siamo in queste condizioni, perché non tutti i partiti di questo paese sono in maggioranza in Europa, non tutti lavorano nella stessa direzione. Quindi anch'io faccio un appello che quando andiamo a votare per le prossime elezioni europee riflettiamo molto sui programmi dei singoli partiti, perdiamo 5 minuti e stiamo attenti a cosa andremo a votare. Tra poco arriviamo alla politica. Rocco non era d'accordo, però sul tema della carne, che c'era qualcuno che ho sentito qualcuno. Villanova, sì. Villanova mi dica. No, se potevo intervenire, perché vedete, certo. quando parliamo di Europa sembra che si parli di un'entità sovrannaturale, no? In realtà tutte le cose che dicevo prima, il Nutri-Score, gli interventi sulla carne sintetica, sulla rotazione della coltivazione nei campi, cioè tutto quello perché abbiamo visto gli agricoltori scendere in piazza negli scorsi mesi, non è che sono arrivati dalla luna. Sono arrivati da un governo europeo che è stato portato avanti da Ursula von der Leyen e dei partiti che l'hanno portato avanti. Cioè, c'è stato qualcuno in Europa, una maggioranza in Europa, che in questi anni, attraverso delle scelte che riguardano l'agricoltura, ma ricordiamoci anche il Green Deal sulla conversione energetica, sulle macchine elettriche, su quello che sarà, ad esempio, il tema delle case degli italiani, che dovranno assolutamente essere portati in classe energetica superiore, se no verranno svalutate. Cioè, ricordiamo che quello che è successo in Europa è arrivato perché ci sono state delle scelte che possiamo definire tranquillamente scellerate di politica ambientale e in campo dell'agricoltura. Allora io concordo sul fatto che dobbiamo muoverci, e sarebbe auspicabile che tutto il centrodestra, ad esempio, andasse unito e governasse assieme, come fa in Italia
in Europa, ma sicuramente partendo da un principio che non può essere ancora Ursula von der Leyen, no, o quella maggioranza che ha creato questi danni e che crea questi danni all'agricoltura, al nostro Made in Italy, a portare avanti le politiche anche per la prossima legislatura europea. Cioè, io penso che questa dovrebbe essere la base, perché non si può cercare di modificare il risultato se continuiamo a mettere le stesse variabili all'interno dell'equazione. Ballardi. Ma credo che su questa idea sono perfettamente d'accordo, sono parole ineccepibili sui quali sottoscrivo completamente. Grossi problemi ci sono stati per il passato, forse abbiamo anche dovuto pagare, credo, lo scotto del PNRR, dove abbiamo dovuto subire o ci date i soldi e quindi chi era il governo in quel momento Europa ha votato in quella direzione. Comunque sottoscrivo a pieno titolo le parole di Alberto Villanova. Credo che questa politica europea per quanto riguarda l'agricoltura va totalmente cambiata. Villanova, però il pericolo che intende lei è che, per esempio, l'avvicinamento di Meloni a von der Leyen sia un segnale? Beh, ma sinceramente io non credo che la Premier Meloni lasciamo stare quello che è il ruolo di governo che ha in questo periodo e che la costringe in qualche modo ovviamente a tenere buoni rapporti con la von der Leyen. Cioè, io credo che questo sia il ruolo da primo ministro, ma il ruolo politico dopo tutti questi anni di opposizione molto forte anche nei confronti delle politiche europee, io non credo che Giorgia Meloni possa in qualche modo aderire a un governo dove c'è ancora Ursula von der Leyen e dove si ripropone la stessa maggioranza che ha governato in Europa in questi 5 anni. Credo sarebbe poco coerente, e siccome insomma mi sembra che il Premier abbia sempre portato la coerenza come uno dei suoi marchi di fabbrica, io credo che non possa riproporsi. Vedrei molto più coerenza nel fatto di dire andiamo in Europa per cambiare le politiche europee, soprattutto in tema di agricoltura e di ambiente, tenendo sempre conto che la difesa dell'ambiente è qualcosa che lega tutti noi e interessa tutti noi, ma sicuramente non facendo una politica, ad esempio per quello che riguarda l'economia, che va a favorire le imprese cinesi e che lascia solo importare macchine elettriche cinesi, mettendo in grande difficoltà tutto l'automotive europeo, oppure politiche scellerate per quello che riguarda il cibo, che riguarda l'agricoltura, che riguardano le abitazioni, che riguardano il contenimento dei consumi energetici solo nei paesi europei. Cioè, ci sono dei temi che sono fondamentali. L'Europa, come dicevate prima, è la fucina dove si forgiano tutte le leggi che arrivano negli stati di questa Unione. Allora, se andiamo divisi in Europa, dopo non ci possiamo lamentare che ci arrivino delle leggi scellerate e assolutamente di non buon senso. Noi dobbiamo puntare a un governo europeo di buon senso, che tuteli la salute, che tuteli l'ambiente, ma che tuteli anche l'economia e le produzioni locali dei nostri territori. E su questo, e dopo anche sulla carne sintetica, cosa dici? Ma in realtà io su questo sono d'accordo. Il problema, secondo me, però, diciamo, è la capacità che noi abbiamo di tutelare l'interesse anche italiano, ma non per una questione, come dire, sovranista, non per una questione. Ma il Green Deal in sé non è un provvedimento sbagliato. Cioè, il Green Deal pone degli obiettivi giusti. Al di là degli aspetti ambientali, perché è chiaro che l'Unione Europea oggi fa il 6-7% della produzione di CO2 al mondo, la Cina fa il 35%, quindi noi dobbiamo sicuramente ridurre, però c'è un aspetto, come dire, ambientale, ma nel Green Deal c'è anche un aspetto del dire cerchiamo di avere una crescita tecnologica tale da diventare i leader nella transizione energetica. Il problema del Green Deal qual è? Il problema del Green Deal è che chiaramente se lo fanno i francesi e i tedeschi, che hanno il gas e il nucleare, per loro fare la transizione energetica è molto più semplice. Cioè, il mix nucleare rinnovabili è in assoluto la cosa più sostenibile, più economicamente interessante. Noi invece siamo un po' deboli quando si tratta di andare ai tavoli che fanno anche il nostro interesse industriale, di filiere, di sviluppo economico. Io avevo chiesto, diciamo, la parola prima soltanto per, come dire, un inciso che però in qualche modo si lega anche agli aspetti di innovazione. Io sono con Coldiretti quando fa le battaglie per l'etichettatura, per la difesa del Made in Italy, perché è inutile fare le battaglie contro gli allevamenti intensivi se poi il risultato è che noi andiamo a importare, diciamo, i prodotti da altri paesi e li spacciamo come Made in Italy. Ho invece delle perplessità in più, infatti non ho sostenuto la petizione di Coldiretti sulla carne sintetica, perché innanzitutto non la vedo in contraddizione in questo momento con, diciamo, gli allevamenti tradizionali. E poi il secondo aspetto, stiamo attenti,
perché la carne sintetica sarà come l'avvento di internet. Allora uno può dire io voglio, non mi interessa internet, penso che sia una cosa sbagliata, però rivoluzionerà il mondo e arriverà chi, lo stesso, dice e chi lei. Sale su quel carro per primo basta, diventerà leader della tecnologia. Basta non chiamarla carne. Basta non chiamarla ma carne, sì, ma cioè, benissimo. È un prodotto non siamo di sintesi, pronti, non siamo... chiamiamola in un altro modo, ma non chiamiamola carne, la carne è un'altra cosa, perché dobbiamo prendere in giro il consumatore? Cioè, se sì, questa, sì, ma va benissimo, questo, va benissimo. Questo, sono d'accordo prodotto, Alberto su questo. No, ma questo ma, sta lì, chiamiamolo ma, in un altro modo, su questo, siamo, però... Pippo, Pluto, Paperino, ma non si può chiamare carne. La carne viene prodotta dagli animali, cioè questo deve essere una questione. Il latte che non esce dalla mucca non può essere chiamato latte. Il vino che non esce che non viene prodotto dall'uva non è vino, chiamatelo in un altro modo. Non sì, va bene, sono d'accordo. I consumatori. Chiamiamole proteine coltivate, chiamiamole come si vuole, però come? Lì c'è un pezzo di innovazione che rivoluzionerà il mondo, che oggettivamente. Se si perde questo treno, dice lei, è un problema. Eh sì. Però Vallardi dice non siamo pronti. Ma non siamo pronti, secondo me, mentalmente, perché siamo, lo dicevo prima, alla dieta mediterranea, non per fare demagogia, però tutto il turismo del nostro paese, il gran bel paese, si basa sulla nostra cucina tradizionale, una delle pochissime risorse che abbiamo in questo paese, quindi dobbiamo continuare e difendere assolutamente la nostra tradizione e i nostri cibi. E mi sembra bruttissimo quello che l'Europa ha approvato ancora 2 anni fa, quindi l'uso delle farine di insetti nell'alimentazione anche nel nostro paese. Non siamo pronti mentalmente, magari dal punto di vista, credo, anche sanitario, qualcosa si può eccepire, magari può anche essere buona, visto che magari in Cina o nei paesi medio orientali usano gli insetti, però ancora noi mentalmente non siamo pronti. Per quanto riguarda la carne sintetica, anch'io credo sia un'aberrazione dal punto di vista mentale, però la ricerca, effettivamente, i poteri forti, tutta la grande economia si sta concentrando lì e quindi credo da un lato dobbiamo continuare questo tipo di ricerca e non rimanere indietro, però assolutamente non siamo pronti nel produrla, perché ancora non ci sono bioreattori che dal punto di vista energetico riescono a produrla in maniera conveniente e quindi dalla certo, ricerca costa tanto, infatti oggi costa tantissimo, certo. Però chiaramente io credo che dobbiamo continuare e investire in quella direzione, perché credo che il mondo purtroppo va in quella direzione, ma dall'altra parte come paese Italia assolutamente dobbiamo continuare e valorizzare la dieta mediterranea basata certo. Anche sulla carne dei nostri, sulla grande qualità della carne dei nostri bravissimi allevatori. Quindi dobbiamo lavorare, secondo me, su 2 fronti. Coldiretti ha ragione a combattere per il momento la carne sintetica, però dall'altra parte la ricerca, come sempre, deve continuare a fare la sua strada. De Blasis, poi andiamo in pubblicità. Quindi insomma il concetto è, dice Villanova e anche Vallardi, ma soprattutto Villanova, non chiamiamo la carne, insomma chiamate in un altro modo, altrimenti sì, diventa una concorrenza non sleale di più. Però da un punto di vista è vero che la ricerca va verso quella direzione. Ma sì, ma è un po' questo il punto, no? Nel senso che una cosa perché deve escludere l'altra? Se le nuove tecnologie ci permettono di poter migliorare la nostra vita, ma nel senso legato anche all'impatto ambientale che possono avere certi tipi di allevamenti che sappiamo che sono devastanti in certi ambiti del territorio, no? Noi guardiamo sempre il nostro orticello, ma non ci preoccupiamo mai di quello che accade fuori dal nostro paese, salvo dopo lamentarci, no, dell'eccessiva immigrazione. Quindi dobbiamo avere una responsabilità che sia più ampia di coltivare il nostro orticello, che per carità è giusto che venga preservato, perché è il nostro paese, sono le nostre peculiarità, i nostri valori, va benissimo, siamo tutti d'accordo, ma ci mancherebbe altro. Il punto piuttosto è quello di non farsi trovare sempre impreparati, perché anche sull'auto elettrica, se si cominciava a investire sulle batterie, se si dava un chiaro segno, se lo Stato dà, un governo dà un chiaro segno di indirizzo, come lo è stato anche per la riqualificazione degli edifici, ok? Le aziende capiscono benissimo qual è il punto dove la direzione su cui investire, e la ricerca in quei casi, quando si fa investimento, fa passi da gigante e migliora. Che ragionamento è? Non siamo pronti, non saremo mai pronti se vogliamo restare nella nostra area di comfort. È evidente,
ma il dovere della politica è quello di avere una visione in profondità e indicare quella che è la via, non rafforzare i corporativismi. Cioè, se la pompa, la pompa alla benzina, se continuiamo il costo della benzina alla pompa, se continuiamo a fare questo ragionamento, sarà sempre più alto. Se non cominciamo a pensare di cambiare di attraversare e di percorrere una transizione, che si chiama transizione per un motivo, okay? Perché è un passaggio, okay? Quindi è evidente che è un momento di passaggio che va intrapreso. Cioè, se noi continuiamo a investire 17 miliardi di dollari al giorno, 17 miliardi di dollari al giorno a livello mondiale sulle fonti fossili, è evidente che non si farà mai un passaggio significativo alle rinnovabili. È qui il problema grosso, è continuare a sostenere aziende e imprese che investono nel fossile a discapito della transizione. E finché non si cambierà questo paradigma, e arriverà il momento, ma noi come paese saremo sempre gli ultimi, okay, con questo tipo di politica, continueremo a pagare la pompa, la benzina alla pompa a questi prezzi. Chiudo solo rispondendo a quella domanda che mi era stata fatta dal vostro esponente di Azione: sono 471.778 gli edifici, gli interventi realizzati al 31 gennaio 2024, 113.900 condomini, 241.000 edifici unifamiliari, 116.433 unità immobiliari dipendenti. Questo dato, questi dati hanno portato un efficientamento energetico fino alla classe A e fino alla classe B. E C, fino alla classe B degli edifici, anche perché era specificato negli decreti attuativi del super bonus. Quindi, insomma, se vogliamo parlare di cose. Sì. No, ma lei mi ha dato ragione, cioè 240.000 villette bifamiliari, che penso siano tendenzialmente persone che magari hanno fatto la seconda casa al mare o probabilmente se vivono in bifamiliari, non dico che siano ricchi, però anche regalargli il 10% di quello che hanno speso mi pare esagerato. E 140.000 condomini? E 140.000? È questo il problema, che è il provvedimento più regressivo della storia italiana dopo i decreti sicurezza. Cioè, noi abbiamo regalato dei soldi a delle persone che probabilmente non stavano malissimo. Abbiamo efficientato cosa? Cosa regalato? Abbiamo efficientato. Sì, efficientato le seconde case al mare. Questo lei non capisce, che abbiamo efficientato le seconde case al mare. 240.000 soldi familiari e 140.000 condomini. Cioè, sono dati, Ma se non ci fosse stato questa legge, i condomini non si sarebbero mai efficientati, perché lo sa benissimo che all'interno di un condominio esistono situazioni specifiche che non sarebbero state mai in grado di affrontare un investimento di questo tipo, e quindi a maggior ragione si sarebbe sempre solo favorito la casetta unifamiliare, come dice lei. Il condominio, lo sappiamo benissimo che all'interno di un condominio con 10, 15, 20, 30 unità, affrontare perché abbiamo un edificio un panorama edilizio così vecchio? Perché questi condomini non sono in grado di efficientarsi da soli se non sono aiutati da una politica. Perché ci sarà sempre un proprietario che non è in grado di spendere neanche 3.000 euro per efficientare la propria caldaia. Cioè, questo è un grosso... Quello che stiamo dicendo è che la legge non era sbagliata in sé. Semplicemente, se la previsione fosse stata, io per i primi due anni, al posto di regalare a 240.000, dico i primi 300.000 sono condomini, forse avremmo veramente efficientato. Questo è il ragionamento. Devo andare in pubblicità, De Blasi, devo andare in pubblicità. Allora, andiamo in pubblicità, abbiamo parlato di europee, allora entriamo diretti nella politica, subito dopo la pubblicità, perché parleremo di autonomia, mancano pochi giorni, due settimane meno al voto alla Camera, il 29 di aprile, ma poi ci sono... L'autonomia, diciamo, fa da scenario a quella che è un po'... la questione politica, soprattutto nel centrodestra. Allora, pubblicità e poi di nuovo in diretta. È un peccato, lo dico perché da coordinatore regionale che ha lasciato ampio spazio ai propri coordinatori provinciali. Hanno lavorato bene i provinciali, l'hanno provate tutte, tutti. In qualsiasi posto per riuscire a correre assieme,
in tanti posti non è stato possibile. Io me ne è un rammarico che ho. Un rammarico, quello del numero uno dei meloniani in Veneto, che ha il sapore di un messaggio preciso al segretario regionale della Lega, Alberto Stefani, oltre che a Forza Italia. Hai voglia a dire centrodestra compatto? Anche nelle presentazioni dei sempre meno candidati unitari alle comunali, i sorrisi sembrano più di circostanza. Non per colpa nostra, attacca De Carlo, commentando le parole di ieri del segretario regionale del Carroccio. Sopra i 15.000 su 23 comuni la Lega è riuscita a portare a casa 13 candidati sindaco, quindi una trattativa molto importante tenendo conto anche delle proporzioni tra i partiti politici della coalizione. Io sarei stato contento se quei 13 sindaci fossero stati sindaci anche della Lega, ma che esprimevano l'intera coalizione. In realtà invece mi pare che alla fine andremo assieme, tutti assieme, solo in 6 comuni. Non siamo stati noi che hanno strappato ovunque. Sotto la cenere covano le braccia di un partito che vuole più spazio e alla fine si torna sempre a un tema solo apparentemente lontano, Palazzo Balbi 2025. Noi siamo stati il collante della coalizione anche quando eravamo percentuali molto più basse. Oggi c'è una Forza Italia che sgomita per reclamare più spazio, doverosamente e giustamente peraltro. C'è una Lega che forse non si rassegna a un po' di cambio dei tempi, sicuramente i voti delle politiche hanno influito su questo atteggiamento e qualcuno dice che abbia influito anche il fatto che Fratelli d'Italia possa dire, reclamare o pensare di poter avere una classe dirigente per affrontare anche le prossime sfide regionali. Se si pensa che un'alleanza funzioni sempre che qualcuno ti porta i voti con le orecchie mentre gli altri svuotano il secchio, io credo che non sia così. Tutto è chiaro, passerà per le europee e per l'autonomia. Il 29 aprile il voto del DDL Calderoli alla Camera, data cruciale per la Lega perché consentirebbe il via libera definitivo prima delle urne con, spera il Carroccio, un effetto onda sugli elettori. Ma un emendamento del governatore calabrese di Forza Italia, Roberto Occhiuto, potrebbe far saltare il banco e rimandare tutto al Senato, quindi se ne riparlerebbe dopo le elezioni. Frenata strategica? Per gli azzurri no, solo la necessità di vigilare su eventuali storture di natura finanziaria. Ma dalla regione il capogruppo della Lega Alberto Villanova tuona. Ho il dubbio che dentro Forza Italia la componente che si oppone alla grande riforma sia già in netta maggioranza. È importante che la Lega non freni. E noi andiamo avanti per la nostra strada. Penso che ci siano ancora gli spazi alla Camera per discutere, per fare proposte e dopodiché la Camera dovrà esprimersi. Per Fratelli d'Italia invece sono timori che nascondono altro. Oggi se ci sono passaggi parlamentari chiari lo si deve al governo Meloni. Non rendersene conto, avere paura di Meloni sotto il profilo dell'autonomia è la stessa paura che si può avere sotto il profilo di chi farà il governatore. Allora rieccoci in diretta, il piatto è ricco. Allora partiamo dall'autonomia e poi andiamo anche sulla questione questo centrodestra un po' a macchia di leopardo, è il caso di dire, ma partiamo dall'autonomia, ce n'è per tutti, partiamo da Villanova. Villanova, sulla questione, su quello che ha detto De Carlo sulla questione autonomia e poi andiamo anche sugli emendamenti pirata, li hanno chiamati. No, allora io parto da un presupposto. Tutti noi facciamo il nostro lavoro, no? De Carlo fa il suo lavoro di coordinatore di Fratelli d'Italia. E la cosa che a me dispiace è quando sento dire questo passaggio sull'autonomia lo dobbiamo al governo, alla Meloni. No, io credo che questo sia dovuto al fatto che c'è un'alleanza di governo che, quando si è proposta agli elettori prima delle politiche, aveva nel patto, nel programma, il fatto di portare avanti l'autonomia. Dopo, se ci si vuole nascondere dietro un dito che l'autonomia è un tema che sicuramente la Lega porta avanti da tanti anni, cioè secondo me questo non è molto corretto. È come se noi dicessimo che noi della Lega dicessimo che il premierato va avanti perché siamo noi della Lega che lo vogliamo portare avanti. Non credo che ci crederebbero, cioè è sicuramente un tema che, sul quale siamo d'accordo, sul quale non faremo mancare il sostegno in Parlamento, ma è un tema che è caro alla Meloni e ai Fratelli d'Italia, giustamente. Sul tema dell'autonomia io penso che l'impegno della Lega negli ultimi 2-3 decenni sia innegabile. E allora, ovviamente adesso siamo arrivati a un buon punto, abbiamo fatto il primo passaggio in Senato, stiamo aspettando il secondo passaggio alla Camera e ci auguriamo che non arrivino questi emendamenti pirata a ritardare quello che è l'approvazione alla Camera. Ricordiamoci che è un passaggio intermedio, no? Con l'approvazione della legge quadro alla Camera non arriverà automaticamente l'autonomia, ci dovrà essere dopo una contrattazione tra la Regione Veneto e lo Stato e il Governo per l'attribuzione delle materie, quindi la strada è ancora
abbastanza lunga, quindi io sinceramente non sono uno di quelli che sta cantando vittoria perché ci sono, sono stati fatti questi passaggi parlamentari o verranno fatti, perché finché non vedo le materie attribuite con questo accordo firmato e ratificato dal Parlamento, ricordiamocelo, perché dopo che verrà fatto l'accordo tra governo e regione questo andrà ratificato dal Parlamento, finché non vedrò questo accordo ratificato io sinceramente resterò sempre in guardia, perché ormai siamo abituati ad avere questi dei passaggi, che dei passi in avanti, e dopo guarda caso ogni volta ci si ferma o c'è chi vuole mettere il bastone fra le ruote. Ecco, io credo che chi si è preso l'impegno davanti agli elettori prima delle elezioni politiche del 22 oggi abbia l'obbligo di portare avanti questo tema senza fermarsi. Cioè è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato approvato dal Presidente Mattarella che l'ha firmato prima di mandarlo alle Camere, sono state fatte tutte le verifiche, e verranno fatti i LEP per le materie che richiedono i LEP. Abbiamo 9 materie che sulle quali non ci sarà bisogno di richiedere di avere i LEP già pronti, quindi su quelle 9 materie si potrà partire subito. Ma ecco, una cosa che chiedo, rispetto per i veneti prima di tutto e dopo rispetto di quelli che sono gli accordi fatti in campagna elettorale, tutto qua, e ecco, anzi forse anche un po' di rispetto insomma per chi il tema dell'autonomia lo porta avanti da tempo, anche e soprattutto da dei tempi del referendum. Allora, nel comunicato che abbiamo citato in parte perché era un po' lunghetto diciamo nel servizio, lei dice, ecco, fa riferimento a Occhiuto, quindi fa riferimento a Forza Italia, governatore calabrese, ho il dubbio che dentro Forza Italia la componente che si oppone alla grande riforma di Veneti sia già in netta maggioranza. L'ipotesi, e qui fa il passaggio ulteriore, di Forza Nord pare già quindi condannata all'emarginazione politica. Allora, cosa dice Vallardi? Ma io credo che le campagne elettorali non fanno sempre molto bene, no? Nel senso che durante le campagne elettorali, e siamo solo all'inizio di questa campagna elettorale, sia per le amministrative che per le europee, portano sempre poi a delle sensibilità che si ingigantiscono, tipo questa che è stata detta sul governatore Occhiuto. Di questo emendamento ne abbiamo solo sentito parlare, io ancora non l'ho visto, ho sentito sia il coordinatore Tosi che il presidente Tajani, che espressamente hanno detto massima lealtà, perché... E vorrei ricordare agli amici della Lega che se siamo arrivati a questo punto sull'autonomia è anche forse perché Forza Italia ha sempre votato in maniera granitica tutti i provvedimenti, quindi non, se c'è un alleato fedele sull'autonomia o anche i primi sostenitori dell'autonomia sono proprio quelli dei nostri militanti di Forza Italia. E quindi quello che sono state forse le parole che hanno scatenato qualche diffidenza è quello che ha detto Tajani l'altro giorno, mi sembra, in Umbria. Le storture, ecco, sì, beh, sui LEP, vigileremo sulle storture riguardo ai LEP. Non è tutto, beh, LEP, i livelli essenziali per quanto riguarda l'applicazione dell'autonomia, delle prestazioni, i livelli essenziali delle prestazioni, dobbiamo stare assolutamente attenti perché abbiamo regioni ricche come può essere l'Emilia Romagna, come lo è sicuramente il Veneto, come lo è la Lombardia, e regioni che magari sono e quindi non hanno questa grande fortuna dal punto di vista delle prestazioni dei servizi essenziali, penso soprattutto alla sanità, quindi hanno detto dobbiamo stare attenti a questo, ma non l'ha detto solo Tajani, l'ha detto Sabino Cassese, che è la punta di diamante anche del nostro governatore Zaia per quanto riguarda il riferimento normativo e anche per tutta la filosofia che ha portato alle riflessioni sia sui LEP sia sull'applicazione dell'autonomia, che non più di 2 mesi fa ha sollevato anche lui delle perplessità proprio sull'applicazione dei LEP. Dice sì, sull'autonomia siamo pronti dal punto di vista normativo, non siamo ancora pronti nel sapere se effettivamente questi livelli essenziali sono applicabili o meno e soprattutto se abbiamo le risorse per poterlo fare, perché magari finiamo anche per giustamente fare tutto quel percorso legislativo che diceva giustamente prima l'amico Villanova, però poi alla fine non abbiamo i soldi per poterlo fare per tutte quelle questioni economiche che ne siamo a conoscenza. Quindi io sono il primo sostenitore dell'autonomia, ma dobbiamo stare attenti anche che, come si diceva, la gatta che ha troppa fretta finisce per fare i gattini ciechi. Quindi io non credo che giorno più, giorno meno ci cambi assolutamente nulla. Sicuramente verranno rispettati i patti, verrà votata anche alla Camera dei Deputati, però stiamo attenti effettivamente che non finiamo per fare un qualcosa
che magari per qualche giorno in più o qualche giorno in meno rischiamo di fare dei danni, perché ricordiamoci che stiamo vivendo dal punto di vista economico un momento sicuramente non semplice, abbiamo grosse risorse da investire anche dal punto di vista della solidarietà, e credo che queste siano le riflessioni che sono state fatte a 360 gradi. Poi dal punto di vista dell'affidabilità, io credo che chi ha abbandonato i governi, chi se ne è uscito, non sia mai stata Forza Italia. Sono andato anche a rivedermi negli ultimi 20 anni, Forza Italia è sempre stata fedele ai patti dal punto di vista governativo. L'unica cosa, e condivido che dice Tajani, stiamo effettivamente attenti a come andremo ad applicare questi livelli essenziali per le prestazioni, scuola, sanità, ma soprattutto la sanità. Stiamo vivendo un momento in cui da Pantelleria alla Valle d'Aosta c'è qualche problemino in questo paese. Dopo la pandemia si sono enfatizzati, si sono dimostrati tutti i punti deboli della sanità. Poi per mille ragioni non siamo riusciti ancora a metterci una pezza, anche in Veneto qualche piccolo scricchiolio dal punto di vista delle prestazioni lo stiamo vivendo, ma non come critica, perché poi alla fine dobbiamo essere anche coerenti, guardare la realtà delle cose. Quindi Tajani giustamente, secondo me, hanno fatto una osservazione più che legittima, dice: noi siamo fedeli ai patti di governo, siamo i primi sostenitori per quanto riguarda l'autonomia, stiamo attenti a questa che è secondo me la cosa più essenziale, le prestazioni, i livelli essenziali per le prestazioni, soprattutto sulla sanità, e credo che abbia detto una cosa più che giusta e coerente. Allora, siccome devo recuperare un blocco pubblicitario, torniamo in pubblicità velocemente, ne ho saltato uno, così dopo andiamo lisci fino alla fine, risentiamo Villanova, poi sentiamo ovviamente anche Rocco e De Blasio sull'autonomia. Pubblicità. Allora, di nuovo in diretta, Villanova, insomma, Vallardi dice un giorno in più, un giorno in meno, non cambia, se si fanno le cose per step si fanno meglio. Le chiedo così in anticipo, ma allora la lettura è una lettura solo, una lettura velenosa giornalistica, il fatto che la data, cioè riuscire a dare via libera all'autonomia, seppure non concretamente, prima delle elezioni per la Lega è meglio? No, io vedo in ogni vostra trasmissione vedo un contatore che oggi recita 2361 giorni da referendum. Cioè, io credo che non sia una questione di un giorno in più, un giorno in meno, ma qui abbiamo superato qualsiasi cioè, penso, giorno, abbiamo superato veramente quello che i veneti possono tollerare. Allora, vede, ci troviamo in una situazione, secondo me, un po' paradossale, perché giustissimo che ci sia in tutta Italia il livello essenziale di prestazioni uguali per tutto il paese, ma siccome noi abbiamo già tanti dati su che riguardano i LEP, perché sono già state fatte statistiche, abbiamo visto, nelle nostre regioni, soprattutto in quelle che chiedono l'autonomia, i servizi costano meno e sono più efficienti. Se noi andiamo a vedere quella che è la spesa pro capite dello Stato nei confronti di queste regioni, l'ha detto anche il Presidente Zaia in commissione alla Camera l'altro giorno, vediamo che la spesa pro capite dello Stato in Veneto è inferiore a quello della Campania. Cioè il Veneto spende già meno per la nostra regione rispetto alla Campania e rispetto alle regioni del sud. La domanda che faccio io, ma anche nei confronti di questi governatori del sud, nel momento in cui verrà certificato dai LEP che questi i servizi erogati nelle regioni del sud costano di più e sono meno efficienti, il risultato sarà quello che chiederanno ancora più soldi per portare a un livello decente quelle che sono le prestazioni? Cioè, questa è la domanda veramente che ci dobbiamo fare. Cioè, io credo che l'autonomia, come viene intesa, penso, da tutti noi in Veneto, è il fatto di dire che questi amministratori del sud devono finalmente avere la responsabilità di fare economie e portare servizi più efficienti ai propri cittadini, non chiedere sempre che sia lo Stato a intervenire. Chiediamo solo e semplicemente non di penalizzare le regioni, di dare l'autonomia al Veneto di gestire le materie previste dalla Costituzione. Punto. Nessuno ha interesse di affondare le regioni del sud, di farla secessione, solo di poter gestire quello che lo Stato usa, già spende per alcuni servizi nelle nostre regioni, di poterlo gestire in autonomia per fare delle economie da reinvestire su quelle materie e quindi dare un servizio ancora più efficiente. Io temo
che la grande paura di questi governatori del sud, di questi esponenti del sud, sia quello di mettere ancora più in luce il fatto che non sanno amministrare il proprio territorio o che non riescono a amministrare il proprio territorio. Perché ad esempio nella sanità abbiamo già i livelli essenziali di assistenza, abbiamo già dei livelli che dovrebbero essere uguali per tutti e guarda caso non vengono rispettati dal sud, ma questo non è colpa dell'autonomia del Veneto che deve ancora arrivare, è colpa degli amministratori che in tutti i decenni hanno amministrato il sud. E allora non è questione che siamo in campagna elettorale e noi della Lega diventiamo più sensibili al tema dell'autonomia, perché siamo sensibili sempre al tema dell'autonomia, è nel nostro DNA e credo sia anche una questione di rispetto nei confronti dei veneti che hanno votato un referendum a livello costituzionale assolutamente perfetto, lo hanno votato senza bandiere di partito addosso e che vogliono vedere riconosciuto un sacrosanto diritto a questo fantastico popolo e non vogliono chiedere sempre per favore, per piacere, ma vogliono vedere riconosciuto un diritto come è previsto dalla Costituzione. Allora vedere che manda la palla avanti, che si ritarda, che ogni volta si trova... Il senatore Vallardi, insomma, penso che abbia vissuto con frustrazione quando era senatore della Lega, o il Conte 1 o anche il governo Draghi, in cui ogni volta si cercava di arrivare all'autonomia, veniva mandata avanti la legge quadro e questo e quell'altro. Cioè, chi ha a cuore l'autonomia non ne può più, non è questione di un giorno in più, un giorno in meno. Ormai siamo stufi di aspettare, ma tutti quanti veneti, a prescindere dall'appartenenza politica. Ma sia chiaro che hanno detto che noi rispettiamo i patti e quindi il 29 verrà votata. Quello che dice Tajani, al di là del giorno in più, giorno in meno, è che dobbiamo stare attenti che effettivamente i livelli essenziali delle prestazioni siano rispettate, non che il 29 sì, non si voti. Ma sono questo, i governatori del sud sì, che devono però, rispettare. Allora, bisognerebbe capire anche un pochettino come funziona il regolamento alla Camera, io qualcosa ne ho capito. Qualsiasi emendamento viene fatto, poi sono i due presidenti, in questa fattispecie, il ministro Calderoli e il ministro Giorgetti, che devono dare parere favorevole o parere contrario. Quindi se arriva a qualsiasi tipo di emendamento danno parere contrario, quindi si vota. Quindi da quel punto di vista io credo che sia solo un po' di demagogia, si sente parlare. Ma allora che sono preoccupati sono anche tanti parlamentari della Lega al Sud, come sono preoccupati tanti parlamentari di Forza Italia del Sud, come sono preoccupati tanti altri parlamentari dell'opposizione, quindi del PD e del 5 Stelle, sull'autonomia, perché ritengono che magari possa danneggiare il Sud. Io sono il primo che dice che invece, come dici tu Villanova, questa cosa va a favore anche del Sud, l'autonomia andrà a favore anche del Sud, però non possiamo non impedire che i parlamentari che vivono in quel territorio, ma di tutti gli esponenti, di tutti i partiti, dalla Lega, perché li conosco, ho avuto modo di conoscerli e ancora ci sentiamo con alcuni, di Forza Italia, del PD, anche di Azione, sono preoccupati al Sud per l'applicazione dell'autonomia. Quindi ci può anche essere che qualcuno abbia detto che Occhiuto vuol fare un emendamento. Io non l'ho visto, quindi per il momento non mi risulta. È rimasto che il 29 il provvedimento alla Camera andrà votato, però rimane anche la preoccupazione che di questi livelli essenziali delle prestazioni ancora se ne è sentito tanto parlare, però ancora non ne abbiamo la contezza, non ne abbiamo la certezza. Quindi io credo che sia anche legittimo che un presidente di partito come Tajani, quando va in una regione del sud, dice sì, io sono d'accordo sull'autonomia, perché questo l'ha sempre detto, la voterò, però sono anche un po' preoccupato sull'applicazione di questi livelli essenziali delle prestazioni. Credo che questo sia il minimo che si può anche riconoscere a, credo, un esponente di partito che, come la Lega, come tanti altri partiti, ha il suo bacino elettorale al sud, che, come dici tu Villanova, io Vallardi Giampaolo sono convinto che l'autonomia farà del bene soprattutto al sud. Villanova, e poi devo sentire anche Rocco e De Blasis. Villanova, così chiudiamo un attimo il botta risposta. A me piacerebbe solo far passare un messaggio che non è compito del Veneto o dell'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna fare in modo che i governatori del sud riescano a portare i livelli di prestazione delle proprie regioni a livello, su un livello accettabile. Cioè sarà compito degli amministratori del sud fare in modo che questi livelli raggiungano un livello che sia degno di questo nome, oppure no? Perché sembra che noi, con la nostra richiesta di autonomia, si voglia andare a sacrificare le regioni del sud, quando le regioni del sud non perderanno un euro dalla nostra autonomia.
non perderanno un euro. Tutto quello che stiamo sentendo dire in queste settimane, in questi anni, che con la secessione dei ricchi e tutte queste scemenze, sono tutte baggianate, fatte in modo per rallentare quello che è un processo costituzionale, perché le regioni del sud non perderanno un euro dall'autonomia. Chiarissimo. Rocco. Sì, cioè, è chiaro, tutti sono a favore dell'autonomia, però voglio dire, la politica, cioè, sono tarantelle preelettorali prima delle europee, cioè, è una cosa talmente lapalissiana, evidente, forse la soluzione sarebbe fare una legge per la quale si vota le politiche alle europee nello stesso giorno e poi i governi vanno avanti 5 anni, e non è possibile che ogni scadenza elettorale, cioè il voto in Basilicata, cambia gli equilibri dentro i partiti. Basilicata, 500.000 abitanti. Purtroppo noi viviamo la politica come talk show. Al sud la politica è una cosa strana, perché dobbiamo dircelo, perché quando vediamo Cateno De Luca con 17 simboli dobbiamo capire che la politica in Sicilia non è, ma non perché c'erano cose strane, è semplicemente la società che si organizza in maniera diversa. Quindi tutta questa tarantella in questo momento sull'autonomia, con giustamente la Lega che vuole portarla a casa prima per andare all'Europa e dire ho portato a casa l'autonomia, cosa su quale siamo tutti d'accordo, perché l'autonomia farà del bene al paese. Poi insomma, bisogna capire come da legge quadro, che è prevista dalla Costituzione, si passi effettivamente a avere dei servizi che saranno migliori, perché la parte attuativa e la parte in realtà finanziaria sono le cose importanti, per cui comunque l'autonomia prima della prossima finanziaria non la vedremo neanche per sbaglio, cioè non arriverà un euro in più finché non c'è la prossima finanziaria, quindi al massimo questo discorso è posticipato. Ma voglio dire, la stessa roba la sta facendo Salvini nel momento in cui propone un condono. Il vero problema è che oggi, al posto di parlare di leggi, di provvedimenti pensati per ammodernare il paese, stiamo cercando di capire chi alle europee fa mezzo punto in più, mezzo punto in meno in Veneto, per sapere come al tavolo del centrodestra si deciderà il prossimo presidente della regione. Ed è, posso dire, comunque la si pensi, un dibattito affilente. Io posso anche capire la Lega che va in difesa, voglio dire, noi come Azione in alcune amministrative saremo col centrodestra, per cui però perché lo facciamo? Perché facciamo una valutazione sulla bontà dei candidati, e io spero che anche per le prossime regionali la valutazione non sia la Meloni ha preso il 10% in più, perché alle scorse, alle regionali che hanno segnato il passo tra il PDL e la Lega, il PDL prese più della Lega, eppure alla fine ci fu il passaggio tra Galan. Per cui io spero che la valutazione non sia su chi prende mezzo punto in più e mezzo meno, come sono distribuiti i governatori tra le varie regioni, ma che progetto c'è per il Veneto, se iniziamo al posto di fare la competizione con i nostri vicini regionali, noi la competizione la facciamo con la Baviera, se parliamo di sanità. Ecco, io spero che la politica a un certo punto, al di là dei tavoli in cui si decidono i passaggi di voti tra una forza e l'altra, sia anche programmazione per migliorare la vita dei cittadini, perché sennò andrà a votare sempre meno gente. De Blasis. Sì, sulla questione dell'autonomia io vedo una... ho sempre un po', come posso dire, criticato la Lega per essersi intestata in maniera così preponderante la questione dell'autonomia, ma semplicemente perché senza voler togliere la primogenia o comunque aver promosso il referendum, per carità, che è sempre positivo quando si chiede ai propri cittadini di esprimersi, ma un tema come questo aveva bisogno, a mio avviso, di una maggiore condivisione e partecipazione dal punto di vista proprio anche della costruzione del percorso. Mettersi a sbandierare un provvedimento come questo non ha fatto altro che creare contrasti tra partiti, tra regioni, tra tutti, e quindi è una divisione. Già prima di partire questo provvedimento ha già creato delle divisioni. La mia preoccupazione, peraltro neanche tanto una preoccupazione ma una certezza, è che comunque il LEP lo ha dichiarato in maniera molto chiara, anzi lo ha scritto il Ministero dell'Economia e Finanze, che sarà solo se ci sarà una copertura finanziaria saranno garantiti. LEP che devono essere garantiti, come dice l'articolo 117 della Costituzione, dove chiaramente dice, scrive che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Quindi torno a ribadire il fatto che autonomia non è secessione,
e non lo è, anche se in qualche modo è stato fatto intendere molto spesso dalla Lega, come se l'autonomia sia la soluzione a tutti i mali, e questo secondo me non è così. Se guardiamo a in che stato, a che deriva sta andando la nostra regione per la questione sanità, dove tra l'altro 7 regioni su 9 che sono in difficoltà con i medici sono regioni del nord. Se pensiamo a come siamo usciti o come abbiamo affrontato una pandemia senza riuscire, regioni del nord come la Lombardia soprattutto non è riuscita a organizzare e tracciare una strategia decente per quanto riguarda la vaccinazione e affrontare una pandemia, io spero che sia l'ultima, ma temo che situazioni come queste potrebbero ripetersi, e mi chiedo come una sanità che non sia nazionale da un certo punto di vista possa affrontare una situazione come questa. Quindi io ho molte preoccupazioni che condivido in parte anche da quello che ho sentito, dove utilizzare i due temi tanto cari alla Lega, che sono quelli dell'autonomia e quelli dell'immigrazione, stranamente oggi non ne ho sentito parlare, sono gli unici due temi che, in cui la Lega ancora si sente padrona a casa sua. Però non vedo molto altro, io tolti questi due temi, io della Lega e comunque del centrodestra in generale non vedo previsioni, non vedo uno straccio di prospettiva, uno straccio di programmazione sulla sanità che non sia una sanità privata dove la stiamo pagando tutti. Io ho assistito a un'inaugurazione di un centro medico praticamente totalmente privato, dove ho sentito dire sindaci della Lega, esponenti del centrodestra, questo è il lustro della sanità veneta. Ma come? Siamo in un centro medico privato e questo è l'esempio e il lustro della sanità veneta. Ma stiamo scherzando? Cioè, questa è dove ci sta portando questa gestione di 20 anni. E ricordiamoci che la riforma del titolo quinto di 20 anni fa aveva come obiettivo quello di dare più autonomia alle regioni e in modo tale da livellare le differenze tra nord e sud, soprattutto tra regioni. Questo in 20 anni con la riforma del titolo quinto non è avvenuto, quindi vuol dire che non è solo una questione di legge. Non è stato applicato. Ma è scherzi a parte? Ma siamo su scherzi a parte? Ditemelo per piacere. De Blasis, non la sentiamo più però. Ecco. Per fortuna. Stavo dicendo, andiamo da Villanova e poi sentiamo De Blasis. È sempre molto educato Villanova, è sempre molto educato. Allora, io questo che sto dicendo è se i LEP non saranno finanziati e garantiti, non ci sarà una copertura finanziaria, questo progetto di autonomia sarà solamente una bella bandiera da promuovere quando sarà comodo, nel momento in prossimità di campagne elettorali. E oggi stiamo vivendo questa fretta, sicuramente a questo unico obiettivo. Villanova. Allora, parto da questo. Già che un esponente del 5 Stelle Veneto mi venga a dire che non vede grande prospettiva nella Lega del 5 Stelle Veneto, sinceramente mi fa sorridere. Mi fa ancora più sorridere quando sento parlare delle vaccinazioni Covid, quando ricordo che il vostro programma per le vaccinazioni erano le primule di Arcuri. Ce lo ricordiamo questo o no? Ci ricordiamo i banchi a rotelle come grande misura di contenimento del virus oppure no? L'immigrazione Villanova, no. Quando la tira fuori l'immigrazione? Vediamo l'educazione di Blasis, vedo che adesso vuole dimostrare la sua educazione, visto che ha richiamato me prima, no? Però le primule del cure ce la ricordiamo oppure no? Che era il modo di vaccinare le persone? No, ok. Dopodiché, mi fa... sono robe vere, cioè le avete fatte queste robe con me, non è che me le sono inventate. Sì, le avete fatte come? Ma dopo mi fa sorridere veramente quando si parla di sanità. Cioè il Veneto, ovviamente stiamo veramente passando una fase veramente delicata, che sappiamo, dopo il Covid, con la mancanza di medici, con le liste d'attesa che si sono allungate.
Però io vorrei ricordare che sui livelli essenziali di assistenza, cioè i LEP per quanto riguarda la sanità, il Veneto era stato dichiarato prima, dopo di notte, guarda caso è cambiato la classifica, è stato messo secondo dopo che la classifica era già stata comunicata, ma comunque siamo secondi a livello italiano per quello che riguarda i livelli essenziali di assistenza, nonostante i problemi grandissimi che abbiamo dovuti alla carenza di medici. Questo va ricordato. E sinceramente, quando sento dire certe robe sull'autonomia, cioè che la riforma del titolo quinto non ha portato a quello che è un livellamento dei servizi, il titolo quinto non è mai stato applicato. L'autonomia, da quando è stata fatta la Costituzione nel dopoguerra, che era una Costituzione assolutamente autonomista, non è mai stata applicata l'autonomia, e ci lamentiamo che l'autonomia porta squilibri nelle altre regioni, ma quando è che parleremo delle responsabilità di chi ha amministrato queste regioni negli anni? Quando è che chiederemo agli amministratori di portarsi a livello di chi fa meglio? O dobbiamo abbassare i livelli di chi fa bene per portarli a livello di chi fa male per livellare tutto quanto? È questo il vostro concetto di autonomia? Cioè quello di portare tutti a un livello basso, che così chi governa male non ha un benchmark, non ha un modello da vedere e da puntare. No, dobbiamo puntare tutti a essere come la Calabria, che non riesce neanche a raggiungere i livelli minimi di LEA, no? Allora quello è il livello che dobbiamo portare avanti, no? Non fare in modo che le regioni che possano correre sulle materie previste dalla Costituzione. E chiudendo, veramente la roba che mi ha fatto veramente ridere, cioè la Lega non ha portato avanti con la partecipazione sul progetto di autonomia. Ma scusate un secondo, quando viene convocato insieme a tutto il centrodestra che ha approvato la legge in consiglio regionale un referendum per l'autonomia, e viene fatto un referendum dove si mette anche il quorum proprio per far vedere se c'è la volontà, e si portano i veneti in coda sotto la pioggia a votare, questa non è partecipazione, ma vi viene detto da uno dei 5 stelle sta roba qua. Ma io veramente ogni tanto penso di essere su Scarzapalle. Allora, voi che avete fatto, che facevate i sondaggi online con 1.000-2.000 persone, decidevate i membri del governo col click nelle vostre piattaforme, voi parlate di partecipazione quando state a votare 2.258.000 veneti, e ci venite a parlare che non c'era partecipazione sull'autonomia? Ma non vede che non capisce quello che dico? Non capisce quello che dico? Io sto parlando dal punto di vista politico, non dal punto di vista della partecipazione popolare. Come faccio a dire quello che dice un 5 Stelle? Sono leghista. Certo, è chiaro, sempre educato, appunto. Complimenti. Allora Rocco, stava al di là di questo, volevo sentire anche sulla sanità oltre che sul passaggio, vedevo perplesso su un passaggio prima. No, era soltanto una ricostruzione storica, nel senso che comunque negli anni noi abbiamo assistito a delle forme di regionalizzazione e di autonomia, mi pare la regionalizzazione della sanità sia 96-97 fatta da Rosi Bindi, e il titolo quinto in realtà è vero che in parte è inapplicato, secondo me in parte forse andava anche rivisto, tra l'altro fatto in quel caso in fretta e furia perché il centro-sinistra voleva impedire al centro-destra di vincere, per cui si era appropriato del tema dell'autonomia. In realtà aveva portato molte materie nelle competenze delle regioni e poi prevedeva quelle materie concorrenti che oggi, attraverso il processo a cui stiamo assistendo, tornano in qualche modo, e vedremo, nella disponibilità delle regioni. Quello che secondo me è importante capire, al di là di tutto sull'autonomia, è come sempre, noi chiediamo l'autonomia per fare cosa? Perché, dal mio punto di vista ovviamente, poi ognuno può avere il suo punto di vista, l'autonomia sulle questioni energetiche è un suicidio per un paese, perché un paese deve avere dei piani di sviluppo economico che dovrebbero essere europei, ma diciamo che siano italiani. Se Emiliano avesse avuto l'autonomia in Puglia, noi oggi saremmo al freddo perché non avrebbe mai fatto arrivare il TAP dicendo che avrebbe distrutto l'ambiente, invece oggi uno va in spiaggia in Puglia e non vede il gas che arriva, e per fortuna che invece il gas arriva. Su temi invece, noi siamo in Veneto e chiunque non lo capisca deve fare dei corsi per conoscere il proprio territorio, sul tema per esempio delle scuole paritarie, delle scuole di infanzia, oggi un bambino che va in una scuola paritaria in Veneto costa allo Stato 7-8 mila euro in meno rispetto a quello che costa un bambino calabrese. E voglio dire, bisogna anche capire quali sono i temi su cui ha senso poi investire in termini di autonomia, per cui io penso che quello che si sta facendo oggi in Parlamento, che tra l'altro è stato portato avanti
da Zaia ma anche da Bonaccini. E il ministro che ha iniziato la riforma nel governo Draghi era il ministro Gelmini, che oggi è in Azione, che ha votato a favore, insomma, del progetto di legge Calderoli. Però al di là dell'impianto sarà giusto capire come noi efficacemente andremo a decidere quali saranno le materie e come, che renderanno più efficiente lo Stato e porteranno dei servizi a essere erogati meglio sul territorio. Allardi, e poi andiamo in pubblicità, l'ultima. Ma per quanto riguarda la sanità, io vedevo prima un messaggio che secondo me sarebbe bello rivederlo, cioè nel senso che diceva se non siete contenti della sanità Veneto andate a farvi visitare in Puglia, no? Ok, a farvi curare in Puglia. Io credo che quello sia emblematico, io sono d'accordo con Villanova che la sanità in Veneto sicuramente è buona, magari quella eccolo in Emilia... Qua. Quella, esatto, sì, chi si lamenta della sanità in Veneto può sempre andare in Puglia, io lo sottoscrivo quello, nel senso che le cose in Veneto funzionano, però non dobbiamo assolutamente rilassarci perché facciamo la fine della rana dentro la pentola dell'acqua, che al momento sentiva che l'acqua era tiepida, quindi se ne stava là tranquilla, poi l'acqua si riscaldava però non aveva voglia di uscire, poi nel momento in cui sentiva che l'acqua era troppo calda non aveva più le forze per uscire dalla pentola e quindi è morta. Quindi non dobbiamo fare assolutamente questa fine della rana dentro la pentola, perché effettivamente margini di miglioramento sulla sanità in Veneto ci sono. Tant'è vero che l'Emilia Romagna, come hai detto tu, sarà successo anche di notte, però ci ha superato, e credo che comunque dobbiamo prestare attenzione a quelle che sono le liste d'attesa. Ci sono mille giustificazioni a supporto del fatto che dobbiamo migliorare, però comunque bisogna lavorare in quella direzione, cioè cercare di recuperare dopo il Covid tutto il terreno che abbiamo perso. Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, io sono convinto che se non è l'Emilia Romagna sarà il Veneto, quindi quella è il riferimento sotto il quale assolutamente non si può andare, quindi gli altri devono migliorare, sono d'accordo. E sono anche d'accordo che prima che riusciamo ad applicarli, sicuramente non prima della prossima finanziaria, perché certo. E credo, e lì secondo me sarà il grande sforzo che dovrà fare questo governo, recuperare le risorse, nonostante tutti i fronti che sono aperti, recuperare le risorse per poter finanziare l'autonomia e per poter farla decollare. Questa è la grande sfida che ci attende e spero che si attenda a tutti quanti insieme, perché tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione. Il rischio di sanità privata, sempre più privata in Veneto? È un dato di fatto. È un dato di fatto, però insomma al di là il problema chiaramente non è il Veneto, è un problema di spesa sanitaria, è un problema di insieme tra spesa sanitaria e spesa previdenziale, perché il nostro problema è che noi in termini di PIL spendiamo meno per la sanità rispetto a quello che spendono altri paesi, pur avendo una sanità eccellente. Bisogna fare i conti con il fatto che si stia andando verso una privatizzazione, sul fatto che c'è un modello per il quale il pubblico fa una parte di prevenzione e fa una parte di grandi specializzazione, quindi grandi centri, un po' perché si ritiene che sia il pubblico che debba farli, un po' perché il privato non ritiene, diciamo, conveniente farli. Bisogna capire come stare in tutte quelle prestazioni che sono in mezzo, la specialistica ambulatoriale, tutto il lavoro che possono fare anche i medici di base. C'è un problema evidente, ma c'è un problema a cui va data una risposta in qualche modo di sistema. La cosa secondo me importante però è non prendere in giro i cittadini, cioè se dobbiamo iniziare a dire, cosa che io spero non si debba fare, che una parte, diciamo, della salute dovrà essere fatta in compartecipazione attraverso mutualismo, attraverso assicurazioni, è meglio che glielo diciamo per tempo piuttosto che togliere i servizi un po' alla volta, non nominando i primari, facendo sparire, diciamo, le specializzazioni o facendo pagare di più le prestazioni nel pubblico a volte che nel privato. Quindi secondo me la cosa importante è dire la verità ai cittadini e poi cercare di lavorare sufficientemente i processi organizzativi, perché le risorse quelle sono. Villanova, e poi andiamo all'ultima pubblicità. Ce n'è un'altra, vero? Chiedo la regia. Regia, c'è un'altra pubblicità? Benissimo, allora Villanova e poi pubblicità. Secondo me è importante guardare quelli che sono i numeri di bilancio, perché noi non dobbiamo farci distrarre da quello che è il libero mercato della sanità, che ovviamente è un tema che riguarda quella che è l'attività privata, da quello che è il privato convenzionato che è all'interno del bilancio regionale, cioè la quota di bilancio regionale che finisce nel privato. Allora, l'88% del bilancio della sanità finisce nel pubblico, l'88% della sanità è assolutamente pubblico, e
ripeto, stiamo vivendo un periodo molto delicato e molto difficile per quello che riguarda la sanità a livello nazionale. Mancano 50.000 medici, 3.500 solo in Veneto. Le liste d'attesa derivano da questa mancanza. Però è anche vero che si sta lavorando in maniera molto intensa su quelle che sono le liste d'attesa. Tanto è vero che sono stati stanziati, adesso vado a memoria, ma mi sembra 38 milioni di euro ulteriori per l'accorciamento delle liste d'attesa, e tra l'altro grazie a una delibera che è stata fatta proprio recentemente dalla giunta Zaia, dell'assessore Lanzarin, che va a bypassare quelle che sono le cooperative che forniscono i medici all'interno dei nostri ospedali, i medici liberi professionisti che vengono a lavorare nei nostri ospedali. Finalmente abbiamo potuto fare un bando che non è andato deserto, dove si sono riusciti a saturare tutti i posti, ad esempio in termini di medicina d'urgenza, che era una specialità in tantissima difficoltà. Quindi anche su questo tema si stanno trovando delle soluzioni. Qui nessuno sta sedendo sugli allori, anche perché allori in questo periodo, dopo il Covid, non ce ne sono in sanità. Ripeto, i problemi ci sono difficili da risolvere, però nessuno si sta adagiando, si sta lavorando in maniera molto attenta per fare in modo che la regione del Veneto rimanga una sanità d'eccellenza. Io sono assolutamente sicuro che nel giro di qualche, non posso dire di qualche mese, ma sicuramente nel giro di un anno riusciremo a sistemare quelli che sono dei problemi, proprio grazie al fatto che si riesca a trovare delle soluzioni per assumere nuovi medici. Allora, ultimo blocco pubblicitario, sono gli ultimi minuti poi di Ring. Pubblicità. Sono gli ultimi minuti di Ring, rieccoci in diretta. Facciamo vedere allora il sondaggio, come è andato a finire. Avevamo chiesto durante la giornata: anziani al volante, serve un limite d'età per la patente? Abbiamo visto anche diversi messaggi questa sera sul tema. Sì, 32%, no, 68%, quindi serve qualcos'altro. Ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, insomma, corsi di aggiornamento. Certamente va rivisto qualcosa. Però per voi non serve un limite d'età per la patente. Allora, siamo veramente agli ultimi minuti. Volevo tornare al servizio di prima, che nella seconda parte parlava di autonomia, nella prima aveva il coordinatore dei Fratelli d'Italia De Carlo, insomma, che non le mandava a dire, insomma, sempre con in punta di penna al segretario regionale Stefani. Allora, Villanova, cosa risponde a Fratelli d'Italia che dice alla Lega non siamo noi ad aver strappato su quei comuni, soprattutto sopra i 15.000 abitanti, dove non si va al voto, e la Lega deve capire, insomma, che c'è anche il tempo passa, ecco. Sì, ma noi della Lega non invecchiamo facilmente, quindi il tempo passa, ma per noi meno. No, allora, io sinceramente credo che, anche vedendo quelle che sono le dinamiche sui territori, non credo che sia sempre solo colpo della Lega se non si fanno gli accordi. Vedo che, insomma, ci sono dinamiche che riguardano i comuni che molto spesso vanno a cozzare, tanto è vero che capita raramente che tutti e tre i partiti di centrodestra corrono uniti, almeno per quello che posso vedere io. Ovviamente non ho ruoli all'interno del partito, mi occupo del gruppo in regione ed è già più che sufficiente, però sì, non mi piace neanche la narrazione, insomma, dove si vuole far passare che dove non si va d'accordo è colpa della Lega, invece dove si va d'accordo è merito degli altri partiti. Mi ricorda un pochettino quando si parla dell'autonomia, che si dice: se l'autonomia non è ancora arrivata è colpa della Lega, ma se va avanti è merito degli altri partiti. Cioè, adesso non voglio pensare che siamo sempre così brutti e cattivi. No, mi ha colpito invece una frase che ha detto il segretario De Carlo, cioè quella del fatto di dire che fino adesso i Fratelli d'Italia hanno portato i voti con le orecchie anche in regione. Io adesso non vorrei peccare di fare, però insomma, i voti in regione ce li siamo anche abbastanza portati. Ovviamente il contributo di tutti i partiti è stato utile, però insomma non sottovalutiamo quello che sono stati, è stato l'apporto di Lega e di Zaia nelle ultime regionali. Quindi adesso secondo me bisogna abbassare un po' i toni, sperando che con le europee tutto torni nell'alveo di una sana collaborazione, anche perché manca ancora tanto alle regionali, e dopo insomma ognuno farà la sua parte. Io rimango insomma, per quello che riguarda un tema interno al mio partito, rimango della convinzione che il nostro partito, cioè la Lega, non possa rinunciare alla guida della regione Veneto e debba far di tutto per... Allora, che dopo le europee
sicuramente ci si potrà parlare in modo diverso, e questo è sicuro. Non si sa in che modo, però insomma qualcosa accadrà. Quando nasce Forza Nord? Ci dica una data. Ma io credo presto, nel senso che c'è molta gente che si sta avvicinando, soprattutto i delusi della Lega, soprattutto i delusi, quelli che non hanno nulla a che fare con il ponte sullo stretto di Messina, quelli che dicono che bisogna occuparsi un po' più di casa nostra, come erano i vecchi ragionamenti. E quindi Forza Nord ci sta lavorando Tosi, ci sta lavorando Tajani, e credo che sarà brevissimo. Però credo che la linea di demarcazione, sia per quanto riguarda la regione, ma per tanti altri ragionamenti, siano proprio le europee, dove effettivamente dopo tanto tempo, dopo tanti sondaggi, forse anche troppi sondaggi, finalmente si va alla conta di quanto pesano questi partiti, e dove si faranno anche le riflessioni, credo, naturali, anche per quelli che saranno gli equilibri, anche proprio per la guida della Regione Veneto, dove credo anche di non eccedere in ottimismo, le cose cambieranno molto anche per Forza Italia, in meglio, in peggio anche per tanti altri partiti. Sulle amministrative abbiamo visto cose che penso anche inenarrabili, dove io penso a Vittorio Veneto, dove il candidato che era supportato sempre dal centrodestra, che era l'amico Gianluca Posocco, attuale vice sindaco, fino a due settimane fa era anche il candidato della Lega, dopo, nel momento in cui Toni D'Arè si permette di appoggiarlo, ecco che la Lega non va più bene e quindi si concentra da altre parti. Quindi non credo che sia sempre gli altri partiti che hanno rotto le alleanze, ma forse anche la Lega a volte ha questi colpi di testa, che però più che legittimi, io credo che la democrazia sia proprio bella per questo, ognuno porta avanti le proprie idee, le compiaggini elettorali sono anche belle e emozionanti per questo, poi alla fine serenamente il centrodestra tornerà compatto e unito sui grandi temi come quello dell'autonomia. Chiudo con lei, Villanova, quanto vi dà fastidio quella parola Nord vicino a Forza? Ma figuriamoci se ci dà fastidio. Chiunque lotti per portare risorse al Nord è un alleato prezioso per noi, scherziamo. Io voglio invece tornare su un tema. Io non credo che le elezioni europee possano essere uno spaccato realistico di quello che sono le elezioni regionali, o che possano prevedere. E sapete perché? Perché manca una variabile abbastanza importante che si chiama lista Zaia. La lista Zaia non corre alle europee, e probabilmente correrà le prossime regionali, e credo che nessuno di noi possa dire che non sarà una variabile di un certo peso all'interno di quella che è l'alchimia delle prossime elezioni regionali. Quindi sinceramente aspetterei, insomma, prima di dare così per scontato che le europee possano avere una ricaduta così definitiva sulla regione. Rocco? Ma in realtà io devo dire, noi come Azioni ci stiamo abbastanza divertendo a queste amministrative, perché saremo con Posocco a Vittorio Veneto, saremo con il centro-sinistra a Preganzuolo dove c'è una buona amministrazione, saremo col centro-destra a Rovigo, per cui abbiamo veramente guardato i programmi per quello che sono. Devo dire che io non ho mai visto delle amministrative dove a un mese e mezzo dal deposito delle liste le coalizioni sono così frastagliate, cioè è veramente un far west. Mi permetto però di fare una battuta, cioè io dovendo ogni tanto confrontarmi anche con i colleghi del centrodestra, sto vedendo quattro soggetti nel centrodestra: Fratelli d'Italia, la Lega Salviniana, la Lega Antisalviniana e la Lega di Flavio Tosi. Vabbè, questa è una battuta ovviamente dedicata ai nostri due ospiti. Chiudo però con De Blasis, 5 Stelle, rapporto un po' particolare col PD, a volte sì, a volte no, insomma com'è sulle amministrative un po' in generale? Guardi, io le parlo anche da coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, quindi sto girando un po' tutti i comuni che sono al voto con le amministrative, e abbiamo inserito molti dei nostri attivisti all'interno delle civiche, come per esempio a Preganzuolo, che è stato citato prima, e quindi abbiamo un folto gruppo, un numeroso gruppo di attivisti che comunque si stanno impegnando, che stanno portando quelli che sono i principi, i valori di legalità che da sempre il Movimento 5 Stelle esprime. Quindi stiamo in qualche modo ricostruendo una struttura organizzata attraverso i gruppi territoriali, vedo molto fermento, vedo persone nuove che non si riconoscono più magari o non più in quel nel PD o comunque
una certa area di sinistra e anche persone che non hanno mai fatto politica, quindi noi siamo in una fase di ricostruzione che chiaramente ha bisogno dei suoi tempi, ma io trovo molto, molto fermento nella mia provincia, nella provincia se non altro trevigiana, che è quella di cui mi occupo. Quindi è chiaro che sarà un percorso lungo, ma sono molto, molto contento di quello che sta accadendo. Va bene. Benissimo, grazie. Allora, grazie. Siamo arrivati anche un po' oltre, diciamo, l'orario consentito. Ringrazio Tone Esposito e Alberto Pivetta alla regia. Ringrazio ovviamente Giampaolo Vallardi, Nicola Rocco, Alberto Villanova grazie e Marco De Blasis. Ci rivediamo la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Arrivederci.